Thank you.
this lovely evening, would like to wish you all a Merry Christmas. Coming up next is a song by Haru Pandi and Lifeboat. Thank you.
Vi è mai capitata una situazione del genere? Ecco, non fatelo. Sono Gian di InTale e questo è Dice Tips! No, non è vero, non è vero, non è Dice Tips! Signori, benvenuti nel pre-show di Navigavia! Benvenuti, benvenuti. Ci sentirete un po' in maniera strana, perché stiamo guardando i microfonini. Ma poi la camera è lì, devo abituare che la poi camera è lì. La camera è lì, noi stiamo guardando qua, qua. Guarda quanto sono grasso. Devo decisamente dimagrire. E, la camera è lì, noi abbiamo il proiettore che sta proiettando a 400 pollici qua davanti, quello che stiamo dietro a TV tipo studio, esatto. Studio strano, e stiamo usando i microfonini, quelli attaccati qua. Esatto. Al coso, quindi... E qui è dove è nata la collaborazione Luca InTale, praticamente, in un certo senso, perché... io ti avevo chiamato. Ma infatti per... Roxas dice che non è il cimitero indiano, infatti funziona tutto subito. Esatto, stranamente. Io ti ho coinvolto in InTale per la sigla di Luxastra. Sì. Poi però ti ho chiesto una mano proprio per fare dai Stips. Sì. E poi da lì Luca è rimasto. E questa qui è la famosa libreria, appunto, che vedete come sfondo dei primi 10-15 dai Stips. Sì, sì, che sì, sta esatto. Tornando, merda. Esatto, e non solo, la stanza di là, che non esiste più perché sta completamente convertita, era la sede dei Dungeon Masters of the Universe. Appunto, la mia postazione PC era di solito dove piazzavo Matt a leggere appunto i testi, e l'altra postazione dove giocavamo di ruolo, bene o male, però adesso ormai non gioco di ruolo a casa da 4-5 anni, credo, quindi... Probabilmente 5 anni e 11 mesi circa, è una strana coincidenza. Perché facciamo del gioco di ruolo il... Mi manca dei Stips, mi manca tanto. Tranquilli, ne abbiamo... Vabbè. Ne ho appena girati. No, scrive altre cose. Credo che fosse un refuso, non sai letto. Okay. No. Mi manca Duce Tips. No, io mi manca Duce... No, mi dissocio da queste cose sbagliatissime. Questa nostalgia qui non trova, esatto. Non trova casa. Fatele a casa vostra certe cose, non qua. Allora, appunto, dai Stips ne ho già registrati 3.5, perché in realtà c'è un quarto. Ma infatti dovevo anche risponderti in merito, perché il Perché Gian... poi ho sentito Simone, diceva, non so che piano Luca dicesse che io avessi avuto e che funzionava. Sì, è il grande problema di Simone, che ha le belle idee, ma o manda vocali o telefona. Quindi alla fine è impossibile, o te le scrivi giù e rimangono, o spariscono completamente nell'etere e basta, e sono andate. Quindi chissà. Comunque sappiate che ci sono già dei Dice Tips pronti, io ne ho già scritti altri 5 che devo girare. Non saranno dal set storico di Dice Tips, che ovvero è questo, ma saranno appunto dall'ufficio. Ufficio che al momento è... perché siamo difficilmente qui. Agibile. Esatto. Io non so se l'avete già spiegato perché... Beh, sì, stiamo ristrutturando la parte dello studio, l'ingresso con il fregadero e tutto. Verrà fatto una... Forse questo effettivamente non l'ho ancora spiegato. Verrà fatto un stile locanda medievaleggiante, locanda fantasy, dove praticamente l'obiettivo è che qualsiasi angolo ti giri e stai facendo una storia, non c'è un filo che pende, una luce messa male, cioè è proprio una roba fatta bene, ma poi c'è, giustamente ricordano, anche la crepa. La minacciosa crepa. Che giusto ieri sera ho risposto in maniera estremamente incazzata al cantiere di fianco allo studio. Perché loro avevano fatto questa bellissima proposta di dire: sì, bella sta crepa, ci mettiamo un controsoffitto così non la vedete. Ma... E io gli ho risposto, ma porca di quella troia. Che cazzo di soluzione è? Molto italiana, come soluzione. Cioè, occhio non vede, cuore non duole. Esatto. E io gli ho detto, ma scusa, ma se i calcinacci cadono nel controsoffitto e il controsoffitto cade sul PC, porca troia! Vediamo cosa mi rispondono, insomma. Salutiamo Mario del Penino che dice, io su quel divano ci ho dormito. Tanti anni fa, mi sa. Possibile? Sì. Guarda, Mario, su questi divani ci hanno dormito tante persone, anche celebrità. Anche celebrità. E ragazzi, ovviamente qui siamo in una situazione quasi di fortuna, quindi noi ringraziamo tutti quanti voi che state facendo il sub, che sostenete InTale e tutti i suoi progetti dando questo piccolo sostegno a tutti quanti noi. Non abbiamo la lista dei sub, in modo da poterla tenere d'occhio costantemente. Ma visto che c'è un hype train in corso, sicuramente c'è stato un bel botto di sub. Grazie mille.
Un mic poppa, dicono la gente, dice che ci sono dei disturbi. Continua a poppare un microfono. Guarda, prova a sollevare il allora, ricevitore. Allora, poppa un microfono quando parla chi, ragazzi? Perché potrebbe essere che il livello di registrazione dei microfoni è un po' altino. Lucone? Ah, è Lucone, dicono. Sono io? Sì, dicono che sei tu. È come se sbattesse su qualcosa. Ah, allora aspetta, lo sposto un attimo. Intanto metto i ricevitori in maniera più... più sicura. Più, cioè, più sollevata. Forse mi tocca... Adesso è meglio? La barba. Potrebbe essere la barba, dici? Ecco, adesso l'ho messa un po' più... È meglio? È meglio così, ragazzi? Rumore strano, ok. No, ma il rumore ci sta che sia un po' strano perché non siamo in un set. Esatto. Come ora non si sente. Oh, ok, perfetto. Ah, ora non si sente la voce, ora non si sente il pop. E lui non è lui, ma certo che è lui. Certo che ringraziamo lui. Anche il buon Samu 20 facce che ci fa i raidini. Grazie. E, ma noi non siamo qui per parlare di nostalgia di Dice Tips. Tips, ovviamente. Non di Luce Tips, che sbagliatissimi. Esatto. Stiamo aspettando Giulia che è imbottigliata nel traffico. Mm-hmm. Mi ha scritto 10 minuti fa, raga, ma quanto traffico c'è? Mm-hmm. In realtà è il normalissimo traffico di Milano. Esatto. Il motivo per cui io giro col monopattino, che tutti mi sfottete perché giro continuo il monopattino terzo, che è lì, ma mi permette di schivare agilmente. E lo stesso vale per me. Io tutti i giorni, infatti ieri, il buon Simone e il buon Roberto sono venuti qua per fare altre registrazioni di là dello studio e ci hanno messo tipo un'ora abbondante a arrivare qua. Minchia. Ma che palle, dallo studio a qua, ci vuole un casino di tempo. Io lo faccio tutti i giorni andata e ritorno. Sì, infatti. Alcuni giorni, tipo il martedì, 2 volte. Quindi, cioè, è che loro sono talmente abituati a scendere praticamente le scale e entrare in studio che non sono più abituati al dover attraversare la città. Io lo faccio ormai... Ma come quando capita a me che devo fare magari studio, Dream and Dream studio. Sì. E ogni tanto mi capita e bene o male la distanza è quella. È normale, raga, è così. Grazie per i sub. Siamo appunto a casa di Luca, set dei Dice Tips e dei Dungeon Masters of the Universe. E no, casa mia ancora non è agibile per essere un set grande, perché tipo io ho ancora le lampadine che penzolano da soffitto. Ma già Andrea, ti metti lì e lo fai, cioè. Ma infatti per Natale io mi sto regalando... Ti regali un elettricista? No, mi regalo delle lampade smart, delle plafoniere smart, perché così posso fare Alexa, luce, bianco, caldo al 30%. Devi comunque collegarle a corrente. Sì, perché... certo, però prima devo averle. E poi le collego. Ah, sì. Cosa collego se non ho? Cosa collego se non ho? Ma queste sono... incredibili, massime. Hai visto? Pazzesco. Ma non è che le porta sfiga il pre-show a Giulia? Non lo so. Questo non lo possiamo sapere. Ma appunto siamo appunto nel pre-show di Navigabile. Quanto fa strano dire siamo nel pre-show di Navigabile quando è effettivamente... Quando è effettivamente così. Il pre-show di Navigabile. Metto... Faccio di nuovo perché... Allora, questo proiettore qua è uno dei proiettori ovviamente abbastanza economici della Xiaomi, no? Però vedo dalle scritte in cinese. Ha alcuni difetti che sono stati riscontrati solo con gli anni. Tipo quando si scalda, cioè quando va in temperatura, cioè non è che quando si surriscalda, col fatto che ovviamente le cose si tendono un po' ad allargarsi con il calore, l'ottica va un po', eccovi adesso, perfetta. Quindi bisogna aspettare che si scaldi, roba in viaggio, dice. Bisogna aspettare che si scaldi e poi mettere a fuoco. Una volta non era così. L'acqua calda ce l'ho, Federico, non ho il riscaldamento ancora, perché il mio... Come non hai riscaldamento? Il mio tecnico della caldaia / spogliarellista non mi ha cagato per una settimana e mezza. Vuoi una Dr. Pepper? No, grazie. Cioè, proprio... La berrò solo io. Cioè, inviato ma non consegnato, proprio o è stato rapito dalla mafia russa oppure non so che cosa è successo. Oh. E sì, siamo a casa di Luca. Roberto dice che sta arrivando, quindi appunto... Siamo appunto in pre-show di Navigabile, ma il pre-show di Navigabile, appunto, è... abbiamo attuato il piano del 2 ore di pre-show. Sì. Esatto, quindi appunto per me... È un Sergio Montana, sì. Ciao madre, ciao Laura. Ciao. Ecco, com'è andato Police Vanguard? Che io non ho potuto seguire. Non l'ho visto da casa, l'ho solo vissuto, quindi non lo so. Ma in realtà i ragazzi credo si siano divertiti, io altrettanto ovviamente.
la nuova recluta che ti è andata a sostituire sta ampiamente dimostrando che ha le palle quadrate, per quello che sta facendo. Ha prodotto un personaggio che, infatti, quando abbiamo finito la live, chiuso, Christian mi fa: ma ho esagerato troppo? No, anzi, spingi, è Police Vanguard e deve essere esagerato, quindi immagino che nella prossima sessione sarà anche di più. I ragazzi si sono comportati di Cristo. Io non mi ricordo se l'ho detto addirittura in live o post live, ho fatto due errori madornali perché non ho riguardato gli appunti e me la sono presa ampiamente nel sederino, ok? Quindi dovrò modificare la trama che avevo scritto per la seconda, terza sessione in base alle cazzate che ho detto, quindi dovrò retconnare senza retconnare, insomma, o cambiare parte, riadattare. Bravo. Però per il resto sono andati benissimo. Ognuno ha avuto i suoi punti di focus, ma mai però eccessivi. Cioè sono stati tutti abbastanza tranquilli. Infatti Rico, dei Two Little Mice, quando abbiamo fatto due chiacchierate per parlare un po' di Outgun, del manuale, vari ed eventuali, ha detto: mi raccomando, distribuisci un sacco di adrenalina. Ho detto: ok, perfetto, però non c'è stato tanto l'occasione, no, all'interno della prima sessione di distribuire adrenalina, perché non è che, non so, apri una porta, sì, adrenalina, che sono un po' come l'ispirazione, no? Certo. Deve esserci un contesto. Hanno fatto un po' di indaghini, quindi erano molto tranquilli, ma con il cliffhanger finale, che non faccio spoiler per chi non l'avesse ancora visto, il prossimo episodio probabilmente sarà scoppiettante. Quando entra Gian con il suo personaggio dello shogunato, a parte che uno no, e due boh, e soprattutto... Cosa vuol dire uno no? Uno no cosa? Uno no perché nella seconda stagione io non ci sono in Navigare. Sì, ok, questo lo sappiamo, però non ha, cioè, a Reale non ha detto, cioè, quando... Non lo so, io so soltanto che... Puoi rispondere no a quando? Io so soltanto che piuttosto che farmi giocare in Navigavia, tu preferisci farmi masterare Navigavia sul palco della Milano Games Week. Ragazzi, sabato pomeriggio, se siete alla Milano Games Week, sappiate che portiamo... Ho dato lo scettro di Navigavia. Esatto. Giochiamo Navigavia sul palco, su uno dei palchi di Milano Games Week, e lo mastero io. Cioè... Ma hai deciso chi vuoi come giocatori? No. Cioè, chi vuole? Per me è indifferente. No, ho capito, chi vuole? Per me è indifferente. Io sono disponibile, Nicola ha detto che è disponibile, chi vuole Giulia giocare? Ha detto che è disponibile, Gabriele ha detto che è disponibile. Ma chi vuole? Ho capito, però devi decidere, cioè, okay. Prendi le persone e tu giochi. Ok, scrivo, mo scrivo sulla chat. Gilgamesh, grazie. Serio, da che ore? Guarda, aspetta che guardo il calendario, ma... Da che ore, Sam? Alle 17.30, mi sembra, sul palco 17.30 principale. 17.30 al... non mi ricordo su che palco, l'avevo scritto nel mio ultimo post su Instagram. Se no, vedi, si stanno già proponendo in chat. Al Multiverse Stage. Esatto. E quindi appunto mi inventerò una one shot di Navigavia. Ma sì, la cosa divertente di quegli eventi sul palco di questo tipo qua è che tanto alla fine ci si diverte lo stesso. L'importante è fare un po' di bagolo. Bagolo è italiano? Non lo so. Sai cosa significa? Di casino. Ok, allora potrebbe essere italiano. Chat. No, l'ho dedotto dal contesto. Ah sì, chat, ditemi se bagolo è italiano o è veneto, no? Per Bacco, una cagnara, che era Oliver & Company. E avrei una domanda relativa a 7C. Sarei interessato ad approcciarlo, ma vorrei avere qualche piccola anteprima riguardo al funzionamento del reparto magico. Ci sono incantesimi alla D&D o la magia è trattata più come un'abilità piuttosto che come una risorsa? Allora, la domanda è su 7C o su Navigavia? Su 7C, credo. Perché allora, se è su 7C, non è trattata assolutamente come D&D, ma nella maniera più totale. È proprio una roba, una stregoneria che qualcuno ha e neanche troppo. In Navigavia invece è molto più presente, ed è, però è, non è come D&D, cioè non è una cosa comune, è una cosa abbastanza particolare. In Navigavia principalmente ci sono artefatti magici, maledizioni, è più come Pirati dei Caraibi, cioè non è che uno lancia la palla di fuoco, uno ha le conoscenze per prendere il fuoco e portarlo dove vuole. Ok, io nel frattempo sono incastrato da giorni nel rispondere agli auguri di buon compleanno della gente. Beh, sì, hai voluto compiere gli anni.
Perché io invece non lo dico a nessuno, nessuno mi fa gli auguri. Ma cioè, noi te li facciamo comunque. Sì, ci sono state alcune volte in cui ve lo siete dimenticati. Io ho detto, ah, se ne sono dimenticati, meno male, non devo rispondere a nessuno. Questo perché sono uno stronzo, un orso. Ma, questo... Ok, finito. Dettagli. E devo scrivere appunto chi vuole giocare. Allora, Tail Work, perché noi abbiamo 6.000 chat. Reggio Emilia usano Bagolo per indicare i parmensi. Ma non credo sia quello che intendevo io in caso. In Tail Work. Allora, quelle sono le differenze di meccanica tra Broken Compass e Outgun. In realtà sono veramente molto, molto, molto poche. Vabbè, c'è l'adrenalina, appunto, come ho detto prima, che è una specie di ispirazione alla D&D, che ti permette di tirare un dado in più o usare più adrenalina. Ad esempio, se hai 6 adrenaline puoi creare una spotlight, quindi puoi avere una scena tutta tua. In Outgunned è più facile scommettere sui tiri, cioè sul rilancio, no? Ci sono molte abilità che hai con il tuo archetipo che ti permette di rilanciare in sicurezza. Praticamente se non rilanci ogni tiro non stai giocando veramente Outgunned, ha detto Rico dei Two Little Mice, quindi questa è la principale differenza in realtà. Poi Outgunned è un'evoluzione, cioè voi avete visto chi ha giocato a Broken Compass, chi ha avuto in mano il manuale o il PDF in digitale, si basava molto sul concetto di Uncharted, Tomb Raider, quindi proprio l'avventura vera e propria. Outgunned amplia questo mondo a tutti i film, le serie o i libri d'azione in generale, quindi con Outgunned puoi giocare a avventure. È arrivata Giulia. Potrebbe essere arrivata Giulia. Ma anche Roberto era in viaggio. Adesso vediamo un po', continuerete a sentirmi, forse frizzerà un po'. Nel frattempo auguri Francesco, buon compleanno. Sì. Per chi se lo chiedesse faccio 32. Ti ricordi come anni. Si entra? 32 ragazzi. Aspetta, spiego a Giulia come si entra. Ti apro e devi andare alla scala B. Tanto avrete sentito io che apro la porta, perché prendo il radio e il microfono ovviamente. Ma qual è il sistema tutto. Che vi diverte di più giocare o masterare o comunque ha un posto speciale nel vostro cuore? Io Dungeons and Dragons, mi dispiace, D&D per me, io ci sono cresciuto per tanti anni. No, D&D funziona bene, però in realtà se proprio... da giocare. Sì, da giocare a me comunque Broken Compass e anche Outgunned sono molto in linea con il tuo gusto. Che sono. Da masterare non lo so. Terzo piano. Da masterare non lo so. Ma più che altro perché comunque anche in Outgunned il master si chiama il regista. Quindi mi ci trovo anche facilmente. Pure questo manciulato. Basta. Vabbè, il regista non è una cosa nuova. Quando si crea un NPC navigabile cosa bisogna preparare? Ah, Roberto Magrini, gli NPC hanno la riserva dei punti eroe? Sono due domande separate, però, un attimo. Secondo NPC navigabile cosa bisogna preparare? Gli NPC hanno la riserva dei punti eroe? Cosa si deve? Ok, no, gli NPC non hanno la riserva dei punti eroe, a meno che, allora, in Navigavia non è... cioè, tu puoi decidere se avere, diciamo, la scheda semplificata dell'NPC o se avere una scheda completa. Se ha la scheda completa, il master può decidere se dargli dei punti eroe in base a quello che dovrà fare, ovviamente. Per creare degli NPC, come dicevo prima, puoi prendere degli archetipi facili e utilizzabili un tanto al chilo, un po' come prendo l'NPC che sa fare questo background, ok, a posto, oppure lo puoi mettere molto complesso, ci sono entrambe le possibilità. Certo? La casalinga di Boghera dice che le sue fonti venete dicono bagolo significa divertimento, ma varia in base al contesto, mentre invece a me, allora 32, allora da Sira, mi sia l'anno prossimo, grazie. Ciao Giulia! Ciao Giulia! Aspetta, la microfono. Sì, beh, un attimo, c'è ancora il cappotto. Sì, tutto. Sì, intanto io devo andare lì, devo alzarmi, devo prendere le cose. Appena provato l'inferno. Ma io lo provo tutti i giorni andando in studio. Ma tu sei in moto. Vabbè, però cercano di uccidermi. Ma non è importante il fatto che cercano di ucciderti, va bene. Ma come? Cioè, risolvono tutte le sofferenze subito. Ho anche delle cose. Ho 2 ore per fare 4 chilometri. 2 ore? 2 ore. Che è successo? Sono uscita 2 ore fa. Milano. È successa a Milano? Milano. Ciao. Dove posso mettere?
qui. Beh, intanto su quel divano. Puoi buttarle là, poi dopo quando chiudiamo la live mettiamo un attimo in ordine per stasera. Sì, tanto quello lì non è inquadrato. Cos'è questa impostazione? È l'impostazione casalinga dai Stips. Guarda, mettiti qua dove sono io, così mi metto di là che si vede meno che sono grasso. In bagno. Ah, vai. Sì, ho visto che Dungeons & Dragons ha fatto uscire un'altra avventura gratuita e l'ho sbirciata, molto semplice, molto sullo stile dell'Isola dei Draghi delle Tempeste. Scusa, mica la danno gratuita se non fosse. Sì, esatto, cioè è come se fosse un nuovo starter set gratuito. Visto che qualcuno pensava che le tue scarpe fossero d'un gatto, io ho questi animali qua. Ah, ok, esatto. Quindi posso fare così col piede, magari sembra che sia. In realtà questo va anche in giro, ma credo che le batterie siano finite da mo. Sì, il R2D2 è un po' scarico. Perché scrivono in maniera così? Sì, è scarico. È un po' scarichino R2. Di manuali di espansioni ufficiali, quali hai sfruttato per la campagna? Chiede Dose. Nessuno Dose, in realtà. Principalmente il base, ma perché dal base poi ho fatto direttamente quello di Navigabia. Scusa Luca, mia suocera ha bevuto per sbaglio dell'acqua de vita, come posso annullarne gli effetti? Divorzia. Cazzi tuoi. Mi spiace, Faceless. Le suocere sono troppo pericolose per essere fermate così facilmente. Già. Non mi stupirebbe se arrivasse all'improvviso qua mia suocera, l'altro giorno l'ha fatto. C'era Roberto in cucina col PC, a un certo punto Rob fa, Luca... E c'è la mia suocera che è entrata così, perché aveva bisogno dello zucchero. Intanto, per cazzo fosse casa sua. Tipo Spelljammer, non vedo l'ora che esca l'avventura su Vecna. Eccoti. Auguri, grazie, Zuli! Auguri! Grazie, Zuli! Sono 32! A un passo dalla morte. Sì. Sempre più vicini alla morte, in realtà. Grazie, Rufus, grazie per aver regalato un sub alla community. Thank you! Ma io, ecco, ne approfitto. Visto che è il mio compleanno... Cioè, è stato il mio compleanno. Sì. Ne approfitto per chiedere una cosa alla chat. Subito ad approfittare. Il microfono intanto. Vi chiedo, volete farmi un regalo? Vi è chiedo. Già acceso? Cioè, sì, funziona che io lo attacco e c'è il microfono che va? Cioè? Sì, beh, anche senza attaccarlo. Questa tecnologia. A meno che non sia spento. Fai così. Ah, un ciappetto. Un ciappetto. Sì. Vi chiedo un regalo, ragazzi. Grazie Mario, grazie a tutti per gli auguri. Allora, tu sai cos'è la Musa d'Oro? È un premio per il doppiaggio che viene fatto al Bologna Nerd. Ok, conoscevo altri premi ma non... Alla Musa d'Oro c'è anche la categoria miglior videogioco ed è stato candidato per Spider-Man 2 Katia Sorrentino. Non io, la voce di Miles Morales, non Jacopo, la voce di Peter Parker, però... ma la nostra Katia, che è la voce di Mary Jane. E visto che il team che ha lavorato a Spider-Man, siamo una grande giga famiglia che ci siamo voluti tanto bene, vi chiedo se avete voglia di andare a fare un salto per lasciare un voto per la nostra Katia, perché se lo vince Manuel Meli mi girano le palle. Non perché Manuel Meli non sia bravo. Non ho idea di chi sia. La voce del protagonista di Jedi Fallen Order. Ah, non è diviso in categorie. No, videogiochi ci sono tre maschi e tre femmine. C'è anche la Bielli, a cui voglio un bene dell'anima, però Katia tesoro. È di famiglia per via di Spider-Man. Certo. E quindi, siccome abbiamo lavorato tanto e questo è il terzo gioco per Katia su cui lavorare, ci terrei a, se andate sul sito, a lasciare un voto. Guine, se hai modo di recuperare la votazione, mi fai un piacere. E girarla appunto in chat, così potete andare. Oltretutto ci sono tante persone che tanto tanto dolcine che sono state candidate, tipo Patrizio Prata per la direzione di Overlord. Patrizio Prata la voce di Zoro, che non è Pratt, che è no, non è Pratt, è Patrizio Prata la voce di Zoro, direttore del doppiaggio di IQ. È stato candidato come miglior direttore per la serie animata di Overlord. Ci sono Veronica Cuscusa, Mose Singh, c'è appunto Francesca Bielli, c'è tanta bella gente simpatica e dolciotta all'interno della votazione. Ma io vi chiedo se avete voglia di lasciare un votino per Katia Sorrentino. Un votino per Katia Sorrentino? Anche perché oggi è il suo compleanno! Ah sì? Oggi è il compleanno di Katia! Ah sì, dai! Sì. Allora auguroni a Katia. Auguroni a Katia. Ci starà seguendo. Che però... è anche venuta in Intail a leggere insieme a noi un libro gay. Vero. Tu non c'eri quel giorno, se non ricordo male. Non c'ero? No, ma... è vero. Però è stato bello come se ci fossi stata. Immagino. E puoi ripetere il sito, chiede Guine? Musa d'Oro. Musa d'Oro, di Staccato. Voci animate, se non sbaglio. È il premio voci animate.
se vai a dare un'occhiata, appunto. Il manuale di navigare si può comprare anche se si abita all'estero? Suppongo sì, di sì. Credo di sì. Perché Need Games fa spedizioni tutti i giorni, direttamente dai loro magazzini, ma anche Fantasia, mi sembra che ha delle copie. Nel dubbio, mettilo nel carrello, arriva fino alle spedizioni con l'indirizzo e a quel punto scoprilo. Tanto non credo che sia così difficile. E poi sai qual è il punto per me? È che se fossi stato candidato io, mi sentirei un po' a disagio a dire ragazzi andatemi a votare, perché non è tanto un... È vero. Ma per un'amica? Quello sicuro. Praticamente è il premio a cui avevo partecipato io l'anno scorso. Me lo ricordo. E ho vinto. Me lo ricordo. E non so come, perché io non ho detto niente. Un attimo a inumidire il tacchino. Vai a inumidire il tacchino. Sì, perché noi oggi, ragazzi, non festeggiamo soltanto il pre-show di Navigavia e il terzo episodio della seconda stagione. E non festeggiamo soltanto il mio compleanno, ma festeggiamo anche la festa del ringraziamento con un tacchino grosso così. Non ho mai festeggiato una cosa del genere, quindi tipo prima volta, quindi wow. Sì, lo so che non hai spammato tu l'anno scorso. Io non ho spammato niente, io ho proprio detto no, via, let's go, io non voglio saperne niente. Io potrei... Io spero che tu... Un pochino, ma in privato, per vie traverse molto... Sì, io l'ho fatto in privato proprio per dire raga se volete fate. Io l'ho però... fatto per vie traverse sì. in luoghi ameni o oscuri. Che mi ha fatto molto ridere che c'ero io in mezzo a Gesù, la Madonna, Dio... Buddha. Ma c'è, fammi vedere se sulla tua pagina di Antonio Genna, per chi non sapesse, Antonio Genna è un po' la Wikipedia del doppiaggio, se c'è scritto che hai vinto il premio. Io ho questa domanda su Antonio Genna. Ma perché? A caso. Ok. Chiedevo. Caso. Allora, adesso andrò a fare una foto di là al tacchino e la metto su Telegram, ok? Così lo potete vedere anche voi. Che bello. Ok, il tacchino che è ancora in cottura, è appena iniziato la cottura lenta fino a stasera. Ma tesoro mio, ma questa è la tua pagina di Antonio Genna? Io non l'aggiorno. Dovresti farlo, è uno strumento di lavoro importantissimo. Non mi va. Ci vuole la tua foto, però. Aggiungere notizie biografiche. Ma io non ho una foto decente, non ho una ne hai tantissime di foto decenti. I miei ruoli sono stati aggiunti da lui a caso, ne avrei tantissimi. Non lo so, non sono un giorno vieni da me e aggiorniamo la tua pagina di Antonio Genna. Gli mandiamo una bella email. Ma perché non voglio proprio farla, non lo so, so che è utile però. È molto utile, è molto importante. Poi la gente va e dice, guarda quanta roba che ha fatto sto qua. Sì. No, però. E no, è importante, guarda che molte volte, quando sono i clienti che comunque hanno voce in capitolo, magari ricevono le proposte da parte dei direttori, loro vanno a dare un'occhiata alla pagina di Antonio Genna. Poi ti devo dire una cosa. Poi mi direi una cosa. Poi ti devo dire una cosa. Quindi appunto dobbiamo modificare la tua pagina Antonio Genna, metterci che hai vinto quel premio, roba del genere, aggiungere anche nelle altre categorie i tuoi adattamenti e cose secondo del genere. Secondo me sta abbastanza bene così. Fidati no. Devo chiedere a Robby di farmi una bella foto allora. Perché tipo guarda la mia, vabbè la foto è vecchia in culo. Scusa, metti questa qua. Perfetta. Ma non mi piace, ho il naso storto. Ma te l'ho mandata apposta perché tu mi dicessi se andava bene. Ma no, ovviamente che non andava bene, ma non e allora me lo dovevi scrivere. Non volevo rompere il cazzo, perché ogni volta ti rompo il cazzo. Ma te l'ho mandata apposta per questo, perché so che... Ah, non lo sapevo, no, io non volevo rompere il cazzo perché sono solita rompere il cazzo e quindi vabbè, dico ok, infatti mi sta dando molto fastidio. Meno male che c'ho il riflesso della lampada vabbè. Sulla mia faccia e non la vedo. Comunque vedi? Sì. Cioè, la mia è molto più grande, c'è anche tipo dove ho studiato, è vincitore della targa Bruno Paola Story come voce migliore voce emergente e voce nell'ombra. Io non l'ho, cioè non mi hanno... Nemmeno io l'ho fatta la mia. Ah, ok. È perché me l'hanno fatta, ogni tanto aggiungono dei ruoli, però li aggiungono a caso, dipende perché da i ruoli che aggiungono. I ruoli che aggiungono o li aggiunge la community, sì? Tipo la community la quando community. C'è tutto il forum di Antonio Genna. Dai. Sì, che fa tipo ragazzi, è uscito questo anime, riconosciamo le voci, okay. Dicono questo qui è Tizio, questo qui è Caio. E altre volte invece sono direttamente gli studi che quando fanno una nuova produzione mandano ad Antonio Genna la scheda con tutti i ruoli, tutti. Sapevo così, infatti. Sono i due modi in cui la tua pagina può venire aggiornata. Il terzo è sei tu che gli mandi gli aggiornamenti. Io una volta all'anno mando ad Antonio Genna le mail con tutti i ruoli che ho fatto che non sono già presenti sulla scheda. Ok. È importante, fa con molta calma ci penserò. Beh, può fare la differenza, eh. Sì, è importante su lì. Sì, ma tu sei brava, smettila di avere sta cazzo di sindrome dell'impostore. Dell'impostore. Sì. Ma ti dicono che sei emiliana, sei umile. Sì, sì.
Sei umiliana? Si vede che sei emiliana, troppo umile, non so. Cosa vuoi davvero? Per cosa significa sei emiliano, sei umile? Non lo so, devi chiederlo a Sommino. Ah, evidentemente, gli emiliani sono umili, i torinesi sono cortesi e i veneti sono, vabbè, blasfemi, immagino. Ma anche gli emiliani sono blasfemi, raga, non so se siete mai stati in Emilia. Ma infatti, non so sì. se mi conoscete, ma io ho preso completamente da mio padre nell'utilizzo della blasfemia come virgola, punto e a capo. Quindi blasfemi ma umili. Bravo Mario, lei sì che è un uomo di saggia e incredibile conoscenza. Mario, ma tu dove vivi? Ricordavo Modena, o sbaglio? Sì, sì. Abita Modena. Ah, ok. Perché lui sta a Modena in un posto bellissimo, vicino a una gelateria buonissima. Ma non ci porta mai Mario a Modena. Quando andiamo a Modena ci porta. Andiamo a Modena ci porta su per i monti a cercare di ingroppettarci. Quelle cose di strano. Però è che sui monti di Modena ci sono dei posti buoni in cui andare a mangiare. Sui monti di tutta Italia. Anche Guine lo conosce, dannato gelatiamo. Non lo so, gelatiamo. Io non so. Ma dopo Navigavia e la campagna di Gabrio, quali sono gli altri progetti di te nel prossimo futuro? Beh, ah, caro mio Zurlo! Allora, alcuni li abbiamo già annunciati direttamente sul palco di Lucca Comics durante l'intero showcase. Cioè, tutta la campagna... Che prossimo anno per l'Intel Showcase mi faccio registrare una clippina da Patrizio Prata, così fa: benvenuti all'Intel Showcase, tipo il Disney Pre-Show. Sarebbe malo. Diciamo, sì, che è la voce di Disney lui, è facciamo fare solo sta cosina. Che ridere. Così. Allora, finito Navigavia, seconda stagione, uscirà una nuova campagna di Dungeons & Dragons, quinta edizione, ambientazione Forgotten Realms, con me come master, per la... prima volta, perché la one shot di Ravenloft non la faccio contare e la one shot improvvisata con le carte di Magic non la faccio contare, ma per la prima volta scritta interamente da me nei Forgotten Realms con la compagnia di Stefano, di Dazor, che è appunto nostro collega doppiatore che giga appassionato di Dungeons & Dragons, mi aveva già dato una mano anche per fare Ravenloft, che ci ha fatto da arbitro. Cioè lui era in regia di fianco a me, che diceva: ma sì, qua ma non sanno neanche giocare, ma sono imbarazzanti. Controllava costantemente. E noi gli abbiamo detto: hai ragione. Sì, sì, io gli davo ragione. E per quello che è lì, che controllava costantemente ogni regola, ogni cosa che fosse fatta nella maniera corretta, in cui come giocatori abbiamo dei grandi ritorni, come appunto la Corvis che torna con Momo, abbiamo Simo che torna con Moloko, abbiamo Manfredi che torna con Nadar, e abbiamo anche Viking, Simone, che torna con Val, e abbiamo Gabbo, il mio migliore amico, che torna con Karren. Val lo avete visto nella B-Shot di Starter Set Draghi dell'Isola Tempesta insieme a Gabriel e a Giulia, mentre invece Gabbo l'avete visto usare Karren nella one-shot improvvisata Magic the Gathering con Curolili e con Matt. Tutto ciò che ho masterato io, compreso anche ciò che ha masterato Luca nei Forgotten Realms, quindi tutto TPK, è canonico ai fini di questa campagna che durerà tra gli 8 e i 10 episodi più o meno. Sì, è ancora da editare, quindi no. Bisogna ancora iniziare praticamente bisogna tutti i lavori. Chiudere i lavori di Navigavia prima di cominciare quelli esatto. con Forgotten. E quindi appunto sarà canonico nel nostro ambientazione di Forgotten, cioè Forgotten sono i Forgotten, ma nel nostro modo di giocare i Forgotten diciamo che tutto quello che noi abbiamo già giocato è conseguenziale alla campagna che vedrete poi dopo Navigavia. Sto cercando di capire se, visto che qualcuno anche l'ha detto, se il bitrate sta crollando o cosa, perché lì sotto dice ancora 4100... 86 kilobyte. 86 kilobyte. Io ho messo 4000 kilobyte perché non mi sembravi connesso via LAN. Siamo in wifi, mi pare, giusto? Sì, siamo in wifi. Siamo in wifi, ragazzi, quindi entrate in quest'ottica. E il mic di Luca è altissimo. Anch'io sono altissimo. Perché Luca è alto e quindi... deve essere proporzionato. Esatto. Sento Giulia un po' bassa quando parla rispetto a voi, vado a controllare. Se vuoi parlo più forte. No, sono io che non è un problema per me. Visto che usa un altro canale, puoi tanto abbassare. Tanto Luca non ha dei vicini. Beh, a quest'ora sono a lavorare. Davvero? Allora. Sì, sono commercialisti, questo diciamo. Bene! Ah, perché lei è meno quindi 18. Quindi saranno pieni di soldi, bene. Bastardi. Mentre invece lei deve stare... sul meno 13 devo stare, 40. Devo stare. Dovreste sentirlo un po' meglio adesso. E... Sa. Sì, infatti... Ah no, sa. Okay, ah, aspetta, devo togliere la cos'è schermata. Cos'è sta... È il mixer. Cosa? Il mixer digitale. E dopo
appunto Navigabia e Forgotten, abbiamo altre cose che sono però talmente tanto work in progress, sono ancora talmente embrionali che non hanno neanche un nome. Esatto, che non ha senso. No, in realtà una forse ce l'ha un nome. Vabbè, non importa. Vabbè, e nel frattempo stiamo lavorando sotto banco per tutto quello che avverrà l'anno prossimo e forse anche l'anno dopo ancora. Minchia? Eh sì, dobbiamo, perché siete ottimisti? Sì. Ma siete, infatti, molto ottimisti. Ma infatti crollerà tutto prima. Moriamo prima. Secondo me moriamo prima. È già un miracolo se arriviamo a Natale con quella crepa. Capito? Cioè, ottimismo, 2 anni, cioè come fate a, se io non so manco stasera se torno a casa. Dopo la Games Week cosa ne sarà di noi? Che ne farà di noi, come dicevamo? Fra 2 anni, ottimismo. Bravi, bravi, bravi. Beh, se non sai come andare a casa ci sono due divani qua che hanno ospitato un sacco di cose. No, ma più che altro ti volevo chiedere, ma secondo te la Pula passa nei parcheggini qui sotto? L'ho parcheggiata di fianco al parco, solo che l'ho, dato che andavo a pagare troppo e non avevo abbastanza, mi manca un'ora. Secondo te in quell'ora esatta? Allora, io una volta ho preso una multa col furgone per andare a Lucca per 7 minuti. Cioè il timer cominciava, cioè il pagamento del parcheggio alle 8. Sì. Io sono andato alle 8 e 7 minuti e mi avevano messo la multa in quei 7 minuti. Cioè, quindi stavano lì appostati? Penso che abbiamo guardato l'orologio e siano partiti a fare le multe a Banetta. Però probabilmente lo fanno a inizio. C'era cosa. Anche il signore all'inizio, con la pistola in mano che fa: hai pronti? Io ce l'ho pagato fino alle 6, no? Poi dalle 7 è gratis tecnicamente. Secondo te in quell'ora passano? Quante volte è successo? Luca, ce l'hai un euro? Sì, ce l'ho un euro. Sto scherzando, raga. Però è che, essendo io residente qua, posso parcheggiare senza pagare. Ah, beh, certo. E poi, altre cose, io ho ancora... Madonna, raga. Allora, sto continuando a pensare, lavorare sulla mia campagna di Legend of Korra, l'Avatar, l'ultimo giocatore dell'aria. Giusto, anche quella c'è. Che vorrei portare, così come anche chiudere Pattuglia Vigile. Ma una mia amica mi ha regalato per il compleanno il tabellone del Pai Show. Il Pai Show è quella sorta di dama, quella sorta di scacchi giapponesi che gioca in Avatar. Quello che gioca lo zio Airo, esatto. Me l'ha regalata, l'ha fatta a mano da lei, addirittura. È grossa così, il che mi ha fatto dire: perfetto, quindi durante la campagna mi prendo uno dei giocatori, giocherà Pai Show con me, anche con se non pazienza. Sa le regole. Anche se non sa le regole. Sì, cioè io entro nell'ottica che il suo personaggio non sa le regole del Pai Show, certo. Che comunque è un gioco vecchio, è un gioco antico di almeno un secolo rispetto a quando veniva giocato comunemente. Quindi chi sarà tra i giocatori dovrà giocare a Pai Show con me. Ah. Fico. Sto preparando un tot di robe e dobbiamo soltanto trovare un momento più sereno per mettermi a giocare, per mettersi a giocare a Korra. Mi devo ancora studiare il manuale perché nel frattempo dietro le quinte io sto lavorando a della roba per Intel che è molto time consuming. E, però al di là di quello, secondo me Korra verso primavera estate potrei cominciare a portarlo. Tanto essendo in live è esatto. Anche più cos'è facile, la nuova produzione di Avatar? Allora, Netflix sta per far uscire il live action, la serie live action di Avatar. La serie live action? Sì, dove non manca molto, manca a gennaio. Okay. Gennaio, febbraio mi sembra dovrebbe uscire, una roba del genere. E, dopodiché gli Avatar Studios, aperti da Konietzko e Di Martino, che sono i creatori di Avatar, hanno già annunciato che vogliono fare 3 lungometraggi. Ok. Uno su Zuko, uno su Korra e uno sull'Avatar Kyoshi. Quindi, insomma, bello. Ce n'è un po' di roba. Il trailer sembra caruccio, ma io ovviamente ci vado con i piedi di piombo perché Konietzko e Di Martino dalla produzione Netflix si sono tirati indietro a metà della produzione. Ah, ok. Questo non fa ben sperare. A un certo punto hanno detto no, noi non vogliamo più averci niente a che fare, si sono tirati indietro. Il che puzza parecchio. E... Quindi è un po' presto per... Sì, no, io non... La notifica di abbonamento si è vista, non lo so, ma ti ringraziamo comunque Tony Killer Chat perché siamo in una situazione un attimo di fortuna. Quindi non abbiamo la lista degli abbonamenti per ringraziarvi singolarmente, ma sappiate che ogni vostro abbonamento per noi vale tantissimo, sappiate. A Luca, visto di Filoni, cosa è successo a Filoni? Ma come, cosa è successo a Filoni? Cosa? Davvero non lo sai? No! Non mi è giunta notizia. L'hanno promosso a Chief di la storytelling di Star Wars. Chief. Capo a capo dello storytelling di Star Wars. E Kathleen Kennedy No, vabbè, probabilmente l'ha voluto a Kathleen Kennedy comunque. Beh, forse ha capito magari che
Quindi in questo momento il fandom di Star Wars è in festa. È come quando hanno santificato Padre Pio, capito? Credo, è tipo come quando è esplosa la seconda morte nera a fine di Ritorno dello Jedi. Festeggiamo su tutti quanti i pianeti. Allora, io molto pacatamente ancora non mi fido al 100%. Mm. Perché comunque non è che perché se lui è là sopra, allora tutte le persone attorno a lui non faranno danni. Mm, certo. Ecco. Però vediamo. Però vediamo. C'è molto ottimismo nel fandom di Star Wars in questi giorni. Ma a proposito di ottimismo, c'è ottimismo per l'episodio 3? Perché io ho visto il primo, non ho avuto modo di vedere il secondo. Male, Gian Andrea, male. Tu lo sai che sto lavorando come un cane. Vabbè, metti sotto fondo. Ma non posso, io lavoro con l'audio! comunque, appunto, c'è ottimismo per questo terzo episodio? Si è già visto, Dario? Con Simo e con Kuro? No, è nel quinto episodio. Nel quinto episodio, ok. Perché Sara, molto intelligentemente, mi ha lanciato il flashback in giocata. Quindi... nell'episodio 5 voleva? No, non è fatto apposta? Dici che è fatto apposta? No, non è fatto apposta perché non lo sapeva. Quando ho giocato la prima sessione... No, non posso crederci, c'è l'episodio 5? Ma non c'entra niente, è un caso. Wow, ok, non ci credo che è un caso. Però l'ho deciso io. E tu l'hai messo esattamente nell'episodio 5. Così lei se ne vanterà all'infinito. Così. Venga. Finché non si luna la Chiara. La Kennedy. La Chiara che da negozio scrive qua a casa. Ciao Chiara. Che stavo dicendo? Che l'episodio 5. Dario, Sara e Simone saranno nell'episodio 5. Mm. Ma la bocca è una regola? No, è in cucina. L'ha inventato Nicola, la bocca, nella vecchia stagione, non c'entra assolutamente nulla. La vodka, però, non è detto vodka. Esatto. E il caso non è mai casuale. Vero, la forza lavora sempre per vie traverse. Come Dio. Beh, fondamentalmente non è poi così diverso il concetto della forza con Dio fa cose, ma voi non lo sapete. Scusami, è tornato in mente quel video modificato con l'intelligenza artificiale di Obi-Wan in episodio 5 che si siede sul tronco suo Dagobah, fa sedere Luke Skywalker di fianco a lui e gli racconta del padre di Anakin, che poi è diventato Darth Vader. E invece modificato... se non volevano saperlo, spoiler! E l'ho visto modificato con Did I ever tell you about Ahsoka Tano? E gli racconta, ed è terribile, però è fatto troppo bene perché poi chiude con... And it was a friend of mine. Che bello. Anakin è palesemente Gesù dopo tutto. Da un certo punto di vista. Io voglio sapere cosa vuole fare Olivia. Credo che un po' tutti vogliono sapere cosa vuole fare Olivia quotidianamente. Nella vita proprio. Nella vita. Non lo sa neanche lui che cosa vuole fare. No, beh, allora, in realtà secondo me Olivia lo sa benissimo cosa fare. È Nicola che non sa bene. Esatto. Olivia vuole diventare il nuovo direttore della Repubblica, come. Direttoriale. Si può dire in entrambi i modi. Poi devi deciderti. È quello che ha scritto sul manuale. E cosa c'è scritto sul manuale? Non lo so, non ce l'ho il manuale. Ma come il manuale direttorale barra o direttoriale? Sì, c'è un barra. Si sa quando esce la S3 di un tuo prodotto adattato? Non posso dire niente. E dove hai preso il cuscino? Quale dei 12.000? Credo quello con gli stemmi del Trono di Spade. Ah, l'ha ricamato Chiara. Figata. Comunque io vorrei dire questa cosa. C'è in questa stanza questa candela che sta dando un odore di tè. È di gingerbread. Tisana proprio. Ah, perché il gingerbread spesso si accompagna al tè. È proprio odore di tisanina questo. Fastidio? No, mi piace un botto. Anzi, mi è venuta voglia di tè. Zenzi! Possiamo farci un tè. Ma direttoriale indica l'entità di governo, ma direttoriale indica la direzione di governo. Ecco, esatto. Ma ha detto hai scritto direttoriale due volte, Quacu. Secondo te è stato più difficile preparare e masterare le sessioni del gruppo A o del gruppo B? Preparare? No, preparare il gruppo A poco o niente. Cioè, nel senso, non vado troppo avanti nella preparazione, sennò è un casino. Nel B in realtà è stato più lineare da un certo punto di vista. Mm-hmm. Però in maniera diversa comunque sono entrambe stimolanti.
perché nel gruppo B non c'era Nicola che faceva l'esatto contrario di quello che noi esatto. tutti prima dicevamo di fare. Ok, raga, siamo d'accordo, facciamo sta cosa. Sì, perfetto, sì, ok. E poi, si ok, distrae. Quindi a sinistra, sì, a sinistra, e, vanno, e lui va a destra. È tipo Zoro quando si perde. Sì. Uguale. Però è stato molto divertente. A me questo è piaciuto di più della scorsa season. Sì. Sì, molto di più. Da giocare, credo da vedere, anche da vedere. Cioè, a me da giocare è piaciuta di più. Però da vedere più è veramente migliore, secondo me. Ma sotto tutti i punti di vista. Ok, dice Belzebub che sul manuale è direttoriale. Direttoriale? Hai ragione. Manuale canonico. Manuale canonico, non io. Quindi dovrei correggere Oliviai. Non correggerò mai Oliviai, specialmente in quell'errore lì che ha fatto. Le scriverà lui, madonna mia. È bellissimo. Che errore brutto che ha fatto. Ma lo scoprirete verso l'episodio 15-16. No, raga, che... andiamo sempre troppo errore. Avanti perché su certe cose veramente non vediamo l'ora che lo vediate anche voi, così possiamo condividere il la follia. Però nasceva direttorale e le cose cambiano alle repubbliche che piace cambiare, esatto, letteralmente. Insomma, e poi quando la campagna mette il pony. Io, raga, ve l'ho detto, se dovessi masterare un giorno una campagna sarebbe un horror, non My Little Pony. Per me My Little Pony è un po' horror. Per me è... dipende quanto horror vuoi farlo. Horror. Tanto horror. Piacciono gli horror. Mi piacciono gli horror, siccome non ci sono horror che mi piacciono, allora vorrei farne una mettendoci qualcosa che piace a me. Quindi sarebbe sicuramente horror. Ma horror tipo slasher movie, quindi tipo Scream, c'è un assassino che cerca di rincorrere tutti all'Until Dawn, o horror più metafisico? Più metafisico, direi. Quindi più tipo Silent Hill? Sì. Sì, ma sì, per sì. Natale sarà un episodio natalizio? Purtroppo anche quest'anno non sono riuscito a far incastrare, perché è davvero difficile riuscire a capire... quando poi verranno pubblicati esattamente gli episodi, perché noi quando giochiamo facciamo una sessione, ma non sappiamo quella sessione quanti episodi diventerà, ok? Quindi è difficile incastrarlo. C'è stato un periodo in cui mi ero fissato, no, ci devo provare, però poi mi sono reso conto che è praticamente impossibile riuscire. Ed è per questo che c'è Police Vanguard. In Police Vanguard è sottotitolato nel gruppo Telegram nostro, Natale a Miami, e c'è la faccia di Christian De Sica e Massimo Boldi, che stanno chiaramente facendo cose a Miami. Domanda per Luca, non so se ho capito bene, ma nella Repubblica Direttoriale di Rutenia i direttori sono gli unici toccati da Baba Yaga? No, i direttori originali, i quattro direttori, che in realtà sono due Azeki e due no, sono stati i primi a essere toccati ufficialmente da Baba Yaga e quindi avere il potere di Baba Yaga, che non necessariamente è il potere di trasformarsi in animali, sei chiaro? Oliviai è stato toccato da Baba Yaga e si trasforma in animale, ma non sono solo quelli i poteri di Baba Yaga. Poi con il tempo alcune altre figure sono state toccate, ma non è tipo l'X-Men, cioè non è che lo decidi. Questa è la scuola Xavier per super dotati. Per super dotati, l'ho visto recentemente su Netflix quell'episodio. Ho cercato di farlo vedere a Enrico, ma secondo me è troppo presto. Per gli X-Men, guarda, c'è Moro, la voce di Baxeldan di Vox Machina, che mi diceva che ha messo di fronte al figlio, che è piccolissimo, gli ha messo di fronte un pupazzo di Batman e uno di Ciclope. E il bambino ha preferito quello di Ciclope, e lui è il più grande fan di Batman che io conosca. Infatti l'ho visto col cuore spezzato e ho detto, ma devi capire che Scott Summers è così, devi dare il tempo di preferire Batman ai bambini. Batman va gustato. Scott Summers è un po' come, non so, un gelato quando fa caldo, no? Invece Batman è un po' come uno spezzatino di cinghiale con patate quando fa freddo. Cioè, lo godi un po' così. Eh sì, Ape è nato quasi un anno fa. Giulio, no, non si chiama Giulio, mi ricordo come si chiama. Si chiama Giulio. Perché è nato anche il secondo figlio, mia cugina. Sì. È nato il 21 novembre, il giorno prima di me, e si chiama Giulio. Ok. Baba Yaga e Matushka sono la stessa cosa o no? Nel senso, ho visto che Alberto ha risposto anche nel gruppo Telegram a chi l'aveva chiesto, non so se Gianni eri tu che l'avevi chiesto. Sono della stessa derivazione, nel senso, ovviamente, nella prima stagione, quando non esisteva ancora una lore così complessa di Navigavia,
Nicola utilizzava Matushka perché era la nomenclatura corretta nel mondo di Tia, che è il mondo originale di Seven Sea. Io l'ho convertita in Baba Yaga, ma perché? Perché la sua lore, seppur simile a quella di Matushka, è diversa, cioè si è sviluppata in maniera diversa. Quindi, ma non preoccupatevi, in questa stagione succederanno molte cose a Rutenia, quindi non abbiate paura. Ecco. Se dovessi doppiare un personaggio di X-Men, chi vorresti fare? Allora, Gambit è il mio X-Men preferito. Non so se la mia voce si sposerebbe bene con Gambit, quindi mi verrebbe da dire che secondo me ci starei meglio o su Bobby Drake, quindi l'uomo ghiaccio, o su Angelo, o su Nightcrawler. Spettacolare Nightcrawler! Ma vedi che la mia prima scelta è Bobby Drake, su Bobby starei meglio. Sì. Ma Baba Yaga e John Wick? Sì. Assolutamente. Ma le magie di Nevigavia sono le stesse Seven Sea? No. Sono le uniche che sono le stesse, o molto simili, seppur diverse per poi sviluppate, sono i tatuaggi di Kyla, che erano già presenti nella prima stagione, e quindi di conseguenza derivati dal manuale base, e la trasformazione di Olivia. Ma quelli non erano nel manuale base i tatuaggi? No, io ti levo... Allora, il concetto di tatuaggi, sì. Ok. Ma io ti avevo dato i tatuaggi originali, che poi li ho messi nel manuale di Nevigavia. Ah, ok. Quindi i tuoi... che hai tu, non ci sono nel manuale base. Perfetto. Manco di Nevigavia. Quindi comunque non, in Tia non ci sono. Mad Fox chiede, una domanda per Giulia, un horror alla Sine Requie? È uno stile di horror che ti piacerebbe masterare? Hai presente? Cos'è Sine Requie? Sine Requie è un'ambientazione e relativo manuale di gioco in cui è un mondo diverso dal nostro, in cui è successa una mega guerra in cui gli zombie sono usciti durante la Seconda Guerra Mondiale, ok? Quindi c'è stato il Quarto Reich, è tutto cambiato dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Zombie e mostri, licantropi, bestie strane, demoni. No, io raga, se dovessi dire quello che mi piacerebbe, la cosa che ci va più vicina è It, a una cosa che stavo pensando. Ok, quindi un... Che c'è qualcosa... Aspetta però, It quando sono bambino o quando sono adulti? Uguale. Che c'è un qualcosa, ma non si sa che cosa. Questo potere si può sconfiggere o no? Nella tua idea? No. Quindi è quasi Lovecraftiano? No, perché il male c'è, il male esiste. Ok, quindi va verso Lovecraft allora. Ok, cioè puoi cercare di sovrastarlo, ma non lo puoi sconfiggere. Puoi sfuggirli. Cioè, puoi scappare. Nella mia idea, c'è più una... Forse, quindi Lovecraft... Il concetto di Lovecraft è molto ampio come gioco, ovviamente. No, nella mia idea di horror che avrei voluto provare a pensare era più simile a questo, cioè veramente molto più simile a It. Comunque, zombie mi fanno schifo, io li detesto. Anche io li odio, gli zombie. Che schifo. Li ho sempre trovato. Allora, zombie... Sono fatti apposta per metterti la come si dice, la splash esatto. art. A me, dalla prima stagione di Walking Dead in poi, a me gli zombie fanno sempre cagare, perché sono un deus ex machina e basta. Sì. Perché all'epoca, quando Romero fece i primi film dedicati agli zombie e così via, era anche un modo per dire... Perché... Essendo ambientato quei film di Romero in un centro commerciale, c'era proprio il parallelismo fra gli acquisti compulsivi dei centri commerciali che ti rendono come uno zombie e lo zombie vero e proprio. Bello, okay. Aveva fatto questa roba qua Romero all'epoca. E quindi aveva anche un messaggio, un messaggio sociale, specialmente negli anni 80. Sensato. Con il tempo i zombie sono diventati carne da macello inutile che ogni tanto spoppano e fanno paura. Basta! Ma non fanno neanche paura, cioè non ti mettono neanche tensione e ansia. Fanno paura quando, apri la porta e te lo trovi davanti. Dipende che zombie, ovviamente. Gli zombie dipende da che cosa. Tu hai fatto l'errore di guardare Walking Dead invece che leggere Walking Dead. Perché il fumetto di Walking Dead è molto più vicino al concetto romeriano del non morto. Ovvero, lo zombie non è il nemico, nei film, nei libri, nei fumetti che trattano bene gli zombie per come lo faccio. È lo stato di solito, la società è il nemico. Lo zombie è il catalizzatore per tirare fuori il peggio dell'essere umano. Okay. Ovvero, c'è lo zombie in giro, c'è un apocalisse zombie, e
quello ti fa, ti permette a te scrittore di tirare fuori il peggio dell'essere certo. umano, quindi la vigliaccheria, l'egoismo, il modo di approfittarsi, roba del genere. E il fumetto di Walking Dead è scritto molto bene okay. perché parti che ci sono gli zombie, quindi il primo volume è scappa dagli zombie, ammazza gli zombie, rifugi dagli zombie. Nei volumi successivi è scritto così bene Walking Dead che tu sei talmente tanto catturato dalle trame dei personaggi e talmente tanto da quanto sono stronzi vicendevolmente mm-hmm. che tu ti dimentichi che gli zombie ci sono. Sì, e perché proprio... non sono più quello il problema. Esatto. E proprio quando tu contesto. Te ne dimentichi e anche gli altri personaggi quasi sì, se ne sì. dimenticano, risaltano fuori, ricordandoti che sono un pericolo costante, ma non sono il vero pericolo. Sì, ma che a me infatti è piaciuto poi a me personalmente The Last of Us. Esatto. Per questo, cioè nel primo episodio c'erano gli zombie, poi dal secondo episodio è tutto diventato... tutto tranne che gli zombie, non erano proprio più centrali. Perché The Last of Us ripercorre perfettamente la filosofia romeriana dello scrittore dello zombie, ovvero sono un catalizzatore. Sì, sì, quello era bello infatti. Infatti quanto bella la scena della serie dove c'è, chiedono all'esperta di funghi, che dobbiamo fare? Nuclearizzate la città. Date fuoco a tutto, bruciate tutto. Non abbiamo bellissimo. Molto bello. Bellissimo. Non ancora vederlo. Quanto dura l'episodio di oggi? Qualcuno ha chiesto. In linea generale, questa è un'informazione che do adesso, ma avevo girato nelle altre per show e così via. Il 90% degli episodi durerà attorno all'ora e un quarto, all'ora e venti. Mai di più, perché comunque alcuni addirittura durano un'oretta e basta, perché volevo rendere Navigabia un po' più fruibile da chi magari cominciava a vederlo anche adesso, insomma, senza blocconi da tre ore. Tranne... il primo episodio, che ovviamente va molto più time, il 5, perché ho detto a molte persone non piace il personaggio di Dario, cioè il personaggio, quello che Dario porta in live, ovviamente, perché nella vita vera lui è un po' diverso, non troppo. È un po' diverso! Però, in generale, molti non piace, e molti mi avevano già ancora prima di vedere qualsiasi cosa, no, io che merda, non lo guarderò. A parte che vi consiglio comunque di guardarla, sì. perché in ogni caso... ha ruolato, cioè non è che ha fatto caos e basta, ha ruolato. Però se qualcuno dice no, io proprio non ce la faccio, può decidere di passare dalla 4 alla 6 senza perdersi assolutamente nulla del contesto. Ciao Xaria. Sì, il 5 è un po' come un episodio speciale, ma non è filler, cioè ci sono alcune cose. Potrebbe essere tipo l'episodio di Natale, tra l'altro. Più sì, o meno esce a Natale? No, no, esce il 12. Esce prima, il 12, tipo, niente. Perché tra due settimane esce il però, quinto episodio. Però... tante cose avrei pensato di leggere, eccetto povero Dario. Guarda, tante cose avrei pensato di leggere come commento di a Dario, quello che hai detto, ma povero Dario! Di Dario sta girando una clip che per me gli fa perdonare ogni male. È una clip bellissima, dove praticamente alcuni in chat gli aveva scritto sei bravo a parole, e gli dice... porca puttana, sai chi mi sembri così? Tipo, questo qui sono le classiche risposte del cazzo che dicono tipo dai 18 anni in su vi dovreste dimenticare queste cazzate. Sai cosa mi viene in mente quando dici sta roba? Si mette i pantaloni tipo ascellari con la maglietta dentro, mette su una musica di Caped e si mette a fare tipo il pugilista dell'Ottocento e fa sei bravo a parole, ma coi pugni come te la cavi? Ed è... ah, è perfetta. Ecco che cos'era. Ed è... perfetta, cioè nel senso quella clip ha del tempo comico e una rabbia repressa che veramente a Dario gli si può perdonare quasi ogni cosa per i prossimi sei mesi. Ok, l'ho vista in giro questa, spammatissima questa clip, non sapevo da dove venisse. Dai, da uno solo. Gian Andrea ha partecipato con Rob a un video di Gabriel e ha scoperto che chi crea gli zombie. Tu sai chi crea gli zombie, Giulia? No. Li crea Roberto. Esatto. E Luca era uno zombie. Infatti, speriamo che me la cavo, non ha detto che alla fine sono stato obbligato a tenere in mano la telecamera. Tu eri lì per fare lo zombie e sei stato costretto anche a fare da regista. Esatto. Ho capito. Abbiamo girato un video. E non te lo posso far vedere adesso in diretta, se fossimo in studio te lo faccio vedere. Ok. Abbiamo è sul canale di Gabriel. Gabriel, tanti anni fa, prima di Intel, esatto. Okay. Aveva chiesto a me e a Rob di girare un video insieme a lui, che si chiama... a Rob Forchetta. L'ultima chance, una roba del genere. Ok. E aveva chiesto a un tot di follower del canale di raggiungerlo in questa zona un po' sperduta. Cioè che già così non sembra... Parco Lambro, no? Una roba del genere. Parco Nord. E tra di loro c'era anche Luca.
che io già conoscevo. Sì, perché l'aveva scritto, l'avevi scritto su Facebook, chi viene a fare un po' di comparsa, ma toglie, non ho niente da fare. Non e quindi abbiamo truccato tutte queste persone da zombie, c'eravamo io e Gabrio e un suo amico che facevamo questi sopravvissuti di questa apocalisse zombie, che stando a una mappa e a una registrazione abbiamo scoperto la fonte dell'apocalisse zombie. Okay. Quindi andiamo, scena d'azione, noi che spariamo agli zombie, questo amico di Gabrio che viene preso e tutto quanto, arriviamo e vediamo che il motivo per cui ci sono gli zombie è Gesù, ovvero Roberto, che fa alzati e cammina ai cadaveri. C'è Roberto vestito da Gesù da qualche parte? Vestito da Gesù, aveva un lenzuolo e una cintura. C'è Roberto Gesù da qualche parte? Sì, colui che fa alzati e cammina ai cadaveri, che si rialzano come zombie, e c'è Gabrio che gli fa «Oh, ma la finisci o no?» E il video finisce, cioè la scena post-credit è Rob che risveglia uno zombie e Gabrio che lo stende. Io che gioco tipo tiro un bastoncino, giochiamo a riporto con Luke che travestito da zombie. Ero appunto, io che facevo quella cosa. Sì, ah. E lui che, cioè Gesù che fa alzati cammina e Gabrio che gli fa Gesù guarda che io posso stare qua tutto il giorno. Per grande. Dire tira su a coppa. Era la vecchia YouTube questa. Era la vecchissima YouTube. Quando si facevano quelle cose lì ancora. Dove lo troviamo questo video? Sul canale dello zio Gabrio. Applauso ai mod. Sul canale dello zio Gabrio. Insieme a uno dei più grandi suoi video, cioè dei Real Italian Parkour. Del Real Italian Parkour. È il video migliore di Gabrio per quanto mi riguarda. Real Italian Parkour, niente male. E sì, questi qui erano i video che facevamo 8 anni fa. Un po' di anni fa sì. Un po' di anni cazzo. Fa. A proposito di video. Sono passati 5 anni da Intel. Dall'inizio sì. È che cinculo il fatto che il Covid ce li ha un po' cancellati, ma 5 sì. 5 anni. Da una cosa all'altra sì. Ma a proposito di video, ma quelle riprese che siamo andati a fare al confine svizzero, alla fine, cioè tu le hai ancora? Sì, ce le ho ancora. Il problema è che volevo editarle insieme con le dronate. Mm. Che ti ricordi che avevo, come un coglione avevo dimenticato la palla sotto al drone. Non lo ricordo. Esatto. Sono rimasto malissimo per aver fatto fare 2 ore di strada, eccetera. Vabbè. E il problema è che tutto quel progetto lì si basava su un finanziamento che doveva arrivare dalla banca della Valle d'Aosta, ok? Ma per avere quel finanziamento dovevo presentare i disegni di quell'autrice che tu sai. Sì. Che si trattava di circa 11.000 e qualcosa euro, ok? Questa persona che tu sai, di cui non farò il nome, non mi ha mai consegnato i disegni. Nonostante io dicessi, sì, ok, però io ho questo problema, per favore fammelo, ti pago. No, no, siamo amici, non pagarmi. No, no, io ti voglio pagare perché così me li fai. Non me li hai mai fatti. E quindi io ho perso 11.000 passa euro di finanziamenti per fare un cortometraggio con Gian Andrea come protagonista sci-fi. Su per i monti della Svizzera. E quando... Quindi il mio tentativo era di convincere nuovamente la banca a darmi quel budget, perché dovevano praticamente buttarli via quei soldi. Dovresti rivedere i tuoi amici, Luca. Me lo dico molto spesso. Infatti con questa persona qua io non voglio più avere nulla a che fare, ovviamente. Ed eravamo io, te. Gabrio è venuto da una c'era mano, Gabrio, perché infatti. Teneva la luce. Però, infatti io volevo fare quel trailer lì per rimostrarlo alla banca e dire no, ma c'è comunque del qualcosa... Però non siamo riusciti a fare le dronate, che era un po' la cosa figa, cioè le montagne. Sì, esatto, via. Fare vedere le bellezze. Niente. Grazie, Berze. Poi appunto è arrivato il Covid, quindi vabbè. Vabbè, finita così. Però un pochino di quel cortometraggio, cioè all'inizio di Armored Soul, perché il personaggio che incontra i protagonisti... Beh sì, l'ho riciclato il personaggio. Il vestito, io ero vestito sì, come sì. Quel PNG di Armored Soul all'inizio. Esatto. Quel tutone viola. E pure il robottino viola. È stato riciclato. Cioè, sì, è vero. Doveva essere fatto... stampato in 3D e tutto. Ma dai. Ne che fighe queste cose. Ma pensa che io ho dato una mano. Tu hai presente. Buon genio nei cieli, infatti. Tu hai presente il coso? L'ospedale psichiatrico di Mombello? Sì. Io ci sono andato. Quasi tutti i cosplayer lo conoscono. Io sono andato lì con Oscar Vecchiarelli, Milena Vigo, Morgan Lynx. E Dave di Crossover Universo Nerd. Ok. Siamo andati lì a fare un cortometraggio di Warhammer 40.000. Che bello, raga. Io non so cosa darei per fare questi video. Questi mi sono tipo bellissimi. Cioè, per in qualche modo bisognerebbe ricominciare a fare. Fare quei corti o fare quelle brevi video comunque. Non so cosa darei, mi piacerebbe che un botto. Che mai dice cose? Perché ho detto Warhammer 40.000 e lui subito... Ma me l'hai fatto quel video, Mario? Se me l'hai fatto, me lo mandi?
Mario, era un cortometraggio dove parlavamo di come il caos si stesse espandendo all'interno di una struttura dell'Imperium, roba brutta. Tant'è che infatti in alcuni corridoi sotterranei del coso di Mombello ci sono ancora le aquile dell'imperatore fatte con lo stencil e la bomboletta spray. Io a Mombello ci ho fatto un fotoset per... Quello di Harley Quinn Joker? Con Nadia? No, l'ho fatto io come cosplayer quando Ubisoft mi aveva pagato per promuovere Assassin's Creed Chronicles. Con Nikolai Orlov. Ah, con Nikolai, certo. No, invece io lì, l'ultima volta che ci sono stato, ci ho fatto un LARP, quindi un live action roleplay, una giocata di ruolo dal vivo, lì. Permettono di fare una roba del genere lì? Sì, mi hanno permesso. Okay. Ambientata all'Arkham Asylum di Batman, dove eravamo tutti cattivi di Batman, che non ci ritrovavamo lì, ma anche se alcuni erano già evasi da Moe, robe del genere, io lì interpretavo Jason Todd, il capuccio rosso. Beh, non avevo dubbi. Mio fratello spaventapasseri. E è stato molto figo perché a un certo punto è comparso Batman e quindi ero lì un attimo conflitto ma non era Bat-Roberto? Non era Bat-Roberto, no Bat-Roberto, guarda che tu sei coinvolta in queste cose, ma fa dentro il primo aprile facciamo questa roba qua e sfondiamo ma YouTube, che cos'è? Bat-Roberto. Eravamo Luca, te l'abbiamo ma che cosa volete fare? Non ho capito. Non lo so, ma sarà divertentissimo secondo me. Facciamo Bat-Roberto. Ho già trovato il costume. Sì, è vero, gli abbiamo già trovato il costume. L'ho mandato a Roberto e Roberto era già nella parte. Ho scritto: non mi convincerete mai. Non mi avrete perché mai. Perché Bat-Roberto deve essere l'unico a non essere... che non essere convinto. Ok. Quindi ci sono tutti quanti convintissimi, stranella parte, però Bat-Roberto non accetta di essere Bat-Roberto fino alla fine. E quindi lui entrerà in scena, dirà la battuta ma svogliato. Esatto. Invece poi ci sarà Gabrio che fa Robin, Robin troppo cresciuto, quindi le prenderemo proprio una taglia tipo un M. Sì, costume storico di Robin, certo, quindi quello con le mutandine. Lui invece sarà lanciatissimo. Uff. Poi chi è che c'era, scusa? Manfredi deve fare il commissario Condom. No, ma effettivamente farebbe troppo ridere se tutti quanti sono d'accordo di sta cosa. Sì, no, andiamo a sconfiggere questo, ma che cazzo dite? Sì, ma poi col green screen fatto male. Te dovevi fare... Lei doveva fare Poison Ivy, esatto. Okay. Sara, cioè Harley Quinn. Sì. Io sto dietro la telecamera. Però tu devi arrivare tipo con il foglio. Tipo... A te chi avevamo dato? Io dovevo fare... Non me lo ricordo, però... Lapo doveva fare Mr. Freeze. L'apo doveva fare Mr. Freeze. Versione Schwarzenegger. Versione Schwarzenegger. Allora, Simo doveva fare l'enigmista. No, scimmiotto di pietra, c'è un crampo. Simo deve fare l'enigmista. Ma no, perché... ma quello è dove lasciarlo per ultimo perché è la gag. Quella. No, dico solo che Simo fa l'enigmista. Ok. Poi abbiamo appunto tu che fai appunto Poison Ivy, però svogliatissima, tipo che arrivi con le battute e fai: oh Batman, dammi un bacio. Dai raga. Sì, deve essere tua sbagliata. Sì, che proprio, okay. Che proprio non vuoi. Pinguino forse, no? No. Io dovevo fare Pinguino. Sai che è venuto fuori pinguino? Io non mi ricordo chi dovevo fare. Io mi pare che, tipo, stavo... No, non mi ricordo io chi dovevo fare in sta cosa di Bat-Roberto. Vabbè, comunque, per finire l'argomento, aspettatevelo. Nel primo aprile la cosa divertente doveva essere, cioè vediamo già il finale, ok? Con Simone che arriva vestito enigmista, ma siccome è girato tutto in green screen, sarà completamente trasparente. Tutto quindi trasparente. Arriva e da dietro la telecamera sono io che dico, ma Simo, ma dai! Ma che cazzo ne sapevo io? Simo, ma che cazzo fai? Niente, mi avete detto, vieni vestito da un cattivo di Batman, ma usiamo il green screen, vieni vestito dall'enigmista, ma io che cazzo ne sapevo? Dai, finisce lì così. E se ne va. E se poi dovessimo fare eventualmente un sequel dove però tipo passiamo dalla DC alla Marvel, di nuovo lui arriva sempre vestito da un cattivo, che ne so, Lizard Man, il Green Goblin. Sì, il Green Goblin era il Goblin. In modo che di nuovo sparisce completamente Simo. Ce lo vedo da Goblin, Simone. Sì, da Green Goblin ci starebbe, ci con sta, questa casacca viola. O lanterna verde, però no, quando deve fa essere quella vocetta. E... avevamo trovato già One versione Joker. Ah certo, perché Joker lo faceva One. E minchia, però il top, l'apice è la scena di Robin preso in ostaggio da Joker, legato. Te lo ricordi? No. Mettiamo, immaginatevi che Gabrio su green screen legato in piedi così. Mm-hmm.
e poi noi in post produzione lo giriamo. Certo. Quindi il mantello è giù dritto normale. Esatto, ma sarà tutto così. Esatto, ma e il bello è che poi tipo dietro gli passava qualcuno che al cellulare, in modo che tu vedi Gabriel a testa in giù, certo, e poi dietro vedi qualcuno che cammina sul soffitto, palesemente un green screen fatto male. Ah, e la cosa ancora bella era che le inquadrature tipo su Battroberto sono tipo in piedi, sul treppiede, malissimo, esatto, normale. Invece tipo su, che ne so, sul commissario. Il commissario devono essere tipo in CinemaScope, tutte fatte come il demo di Pattinson, cioè roba serissima. Raga, ve la siete già studiata, sì, perché siamo dei coglioni. Perché abbiamo un sacco di tempo per pensare a queste cose, ma molto ben poco. Ah, a giusto, parte. Simo arriva vestito da Hulk. No, non è mai uscito Hulk come cosa. No, però nel senso ci sta perché è completamente verde e c'ha solo i pantaloni. Cioè la ma anche la faccia la pitturiamo. Certo, vedere. Anche la faccia è cioè, gli occhi, gli occhi, gli occhi i denti e i pantaloni. Solo i pantaloni. Ma viola poi. Sbaglio, anche le mutande di Robin sono verdi. Sì, ma lì ce ne inventiamo qualcosa. Ma non anche è un problema. Poison Ivy tecnicamente è tutta verde. Sì, ma lì ci inventiamo qualcosa. Okay. Compriamo un telo blu. Poi tu puoi sempre comparire come la dottoressa Pamela Isley, quindi col camice, okay, col camice, esatto, bianco. Esatto. Ce l'ho. Vedi, okay. C'è un sacco di hype per Bat Roberto. Vedi? Poi sta venendo un crampo devastante al piede. Mettilo giù. No, se lo tengo giù mi aumenta. Se lo tengo però, così, no. Infatti, Gabrio che arriva ma non gli si vede il pacco perché le mutande sono verdi fa molto ridere. È una bella gag. È una bella gag. Però, però brucia un pochino la gag di Simone che arriva vestito da enigmista. Sì. La brucia un po'. Rob starebbe bene anche come Red Guardian. No, Rob e Bat Roberto. Sì, Rob e Bat Roberto e poi sarà boh, Capitan America, non lo so, qualcos'altro, se facciamo la... oppure è sempre Bat Roberto ma tutti gli altri fanno personaggi della Marvel. Certo, però basta. Lui rimane Bat Roberto. Effettivamente Matt non l'abbiamo, Matt, non l'abbiamo pensato che potrebbe fare. Matt chi potrebbe? Beh, lui potrebbe fare tranquillamente cosa? Il pinguino. No, lui può fare il dottore, il professor il quello di Arkham, sì, con gli occhiali, sì, cattivo. Però è tipo pelato. Lui era pelato. Vabbè, gli mettiamo una cuffietta da piscina. Come cavolo si chiama, ragazzi? Matt America. Hugo Strange, grazie Franco. Strange, posto grande. Sì, il professor Hugo Strange. Ah, Bat Roberto, lo sapevo che... Un piccolo studio della scorsa puntata in Tail, ma di Navigavia. Io non l'ho vista, quindi fatela voi. Ma noi l'abbiamo vissuta. Noi l'abbiamo vissuta. Olivia e John che hanno sbroccato malissimo con un ecco, povero... questo è stato... Ecco, Olivia ecco, e John che hanno sbroccato malissimo contro un povero stronzo, appunto. Ecco, hai tirato fuori un motivo. Argomento che per tutta la settimana ha riempito i commenti sotto il video, in realtà. Perché molte persone si sono trovate stranite, un po' come te, come Pratt, come Leo... di quello che Nicola barra Oliviai ha fatto in game. Siete andati a casa del povero Macete, di un tizio, sotto consiglio di quel grande di un capitano amico di, Stinger. Beh, dello stronzo, che per me è il coglione. Vabbè. Siamo andati a casa di sto tizio che non conosciamo, siamo entrati in casa sua e... gli hanno iniziato a rompere il cazzo su come vive, quello che ha fatto e che quello gli ha dato farà. Del codardo. Sì. E ho detto, bravo. Allora. E io ti giuro, c'è stato in quel momento che ho proprio pensato, io ho anche chiesto spiegazioni, ma tuttora non ho capito. No, ma nell'episodio di oggi, sì, tu e Leo cercate, e anche Pratt un po', cercate spiegazioni. Ma alla fine non c'erano. Cioè, la spiegazione è stata... sì, per me, per il mio personaggio, parlo di quello che poi dice Nicola, per il mio personaggio è inaccettabile aver abbandonato la lotta ma così. Ma questo ha 70 anni! Cioè, sto tipo a 70 anni, fra! Cioè, questo che io non riuscivo a concepire. Ma guarda ma che secondo me Oliviai suppone di andare avanti a combattere per la libertà fino alla morte. Sì. Cioè, anche se hai 90 anni, combatti lo stesso. Certo. Però Macete invece è uno che ha deciso di appendere la gamba al chiodo, ecco, diciamo, quindi... Ed è successo questo? Basta. Beh, questo col gruppo questa A, questa è la cosa, sì. Poi vabbè, cioè, abbiamo parlato con Pratt. Sì, avete conosciuto il personaggio di Pratt, che nel primo episodio non avete conosciuto. Appunto questo cuoco incredibilmente creativo, sì, ecco, diciamo, che sa cucinare un sacco di cose. C'ha una fissa per infilare cose in bocca a Bacto. Cucchiai. Vabbè, tanto...
Esatto. Batto solo che felice. Esatto. Invece il gruppo B è andato un pochino ad approfondire, diciamo, la lore di Mirae, il personaggio di Adrian. Sì. Cui appunto è un vice direttore che sta cercando di capire come mai ste cazzo di stelle, luci in cielo, sono apparse, perché tutti pensano che sia il ritorno di Baba Yaga, cioè quindi un ritorno dei concetti originali dei direttori, quindi un po' una specie di rinascimento, no, di Rutenia. E lui invece è sicuro che non è questa la motivazione, però tutti i ruteniani sono talmente tanto fissati con ste luci che nessuno lo vuole aiutare. Quindi ha trovato questi due stronzi che sono arrivati dal... tre, anzi, in realtà, arrivati... sono stranieri e quindi, appunto, li sta circuendo per farsi... Ha trovato proprio le persone giuste per chiedere aiuto, devo dire. Era molto disperato. Era veramente tanto disperato. È vero, è vero. E tutto si chiudeva con il buon Adrian che chiedeva agli altri se avevano paura di volare. Quindi, ok, chissà vero. Cosa vero, sì, vero. Live dal salotto, questo qui però è il qualetto. Salotto di Luca, non è il salotto... Non è il suo, anche perché adesso è quello di Manfredi. Adesso è quello di Manfredi, esatto, quel salotto. Sì, bisognerebbe andare a casa di Manfredi. Questo salotto è grande quanto casa di Manfredi adesso, praticamente. Bene o male sì. Se aggiungi la stanza di là, che una volta era tutto insieme, sì. Sì. Cioè, questo salotto è grande quanto il salotto... camera da letto di del mio vecchio appartamento, quanto casa mia più o meno se ci aggiungi il bagno. Esatto. E posso permettermi questa casa solo perché Chiara ce l'ha avuta in eredità. Comunque nel mio condominio sto vendendo appartamenti a un prezzo pseudo. Ok, ti faccio fammi che potrebbe essere interessante. Ben ubriaco, vabbè, ma ben è sempre un po' alticcio, ecco, diciamo. Minorenne. Avete fatto ubriacare il minorenne? È sempre colpa di Gabriel. No, in realtà è Sara che ha bevuto. Ma... Ah, ok, va bene. Tu sai se ci sarà un doppiaggio di Hazbin Hotel? Non è improbabile pensarlo, essendo una produzione Amazon Prime, però io non ne so niente. Non è un non ne so niente nel senso che non ne posso parlare, è che proprio non ne so niente, purtroppo. Quindi... È Amazon? È stato acquistato da Amazon, Hazbin Hotel. Esce a gennaio. Quindi è già probabilmente... È già stato fatto e probabilmente a Roma. Perché io non ho saputo niente su Milano, sulla produzione. Io ci sono proprio quelle cose che, ad esempio, un'altra cosa che mi ha fatto ridere è che io vado in giro di solito e chiedo a quelli all'interno: senti, ma tu sai niente di sta produzione? Ma tu sai niente di sta produzione? Ma tu sai niente di sta produzione? Ma proprio perché c'è questa curiosità di... Io, ad esempio, ultimamente è uscito Pluto, no? Sì. Hanno annunciato il doppiaggio in italiano e io sono andata a chiedere in giro, ma tu sai niente di Pluto? Ma io non ho ancora capito dove doppiano Pluto. Probabilmente Roma. Ma a Roma non sanno niente, questa è la roba assurda, quindi... Fanno con l'intelligenza artificiale. Avrebbe senso? No, non credo. Non lo farebbero... Beh, considerando l'argomento, secondo me è sì. È quello il problema, non lo farebbero mai, però, madonna, hai detto una cosa che potrebbe anche aver senso. Per Netflix, con la guerriglia marketing che fa abbastanza spesso, specialmente internazionale, potrebbe... non escluderei la possibilità che faccia, magari non una serie, si prendono lì, tante di quella merda. Vero? Quella merda. Verissimo, sì. Ma... No, mai il cazzo, perché si prenderebbero così tanta di quella merda che poi ripagherebbero per fare un doppiaggio normale. Come è successo con Evangelion. Ma lo farebbero comunque. Troppo è che presto. Sì, è che secondo me veramente si prenderebbero troppa merda. Per quanto avrebbe senso il fatto che ci sono i robot che parlano e quindi la maggior parte dei... Cioè, comunque non è brutta, raga, l'intelligenza artificiale. L'altro giorno ho visto dei video... Ok, non è perfetta, ma non è brutta. No, ma non è, arriverà, e fa paura. Arriverà un giorno, io continuo a dirlo e continuerò a dirlo, in cui, adesso non, tra 10-20 anni, in cui ci saranno due, secondo me, nel mondo dell'intrattenimento, specialmente cinematografico, quello che mi interessa di più, ci saranno due grossi filoni. Quello umano e quello artificiale. Quella è un'altra cosa. E quello artificiale, tu arriverai a casa e dirai a... Google, Alexa o quel cavolo che è a casa, dici: stasera voglio vedere un film con Clint Eastwood e Massimo Boldi diretto da Kurosawa. Attendere, prego. E te lo fa vedere. Porca troia. Però non so, cioè... Vabbè che è pieno di merda al mondo, però minchia, appunto, mi sembra... Appunto, quindi tanto vale farla fare... Scusami, ma mi sono immaginato appunto Clint Eastwood e fa: questa è la mia Gran Torino. E uè, poi... Cipollino! E va: me la sciulano, me la sciulano! Però con le inquadrature in bianco e nero di Kurosawa.
sembra assurdo, ma arriverà un momento in cui avremo queste capacità di farle. Poi ovviamente tu puoi decidere se vedere questo intrattenimento popcorn a cazzo di cane, che è solo per te. Sì, sì, sì. Perché magari comunque la IA sa che tu preferisci i film che durano un'ora e dieci, sì, invece quelli da due ore. Quindi sa già che te l'ho fatto così. Domanda random, ma Giulia, cosa ne pensate della IS doppiaggio in contesti come mod, per dire, di Skyrim, dove di solito si faceva diretto con dialoghi muti? Non ho capito niente. Riformula. Le mie risposte sono limitate. Devi farmi le domande giuste. Sempre in tema di intelligenza artificiale. Questo sembrava assurdo due anni fa, ora non molto, dice il buon Mario. Però, e poi ci sarà, diciamo, tutto un contesto in cui è umano. E quindi ma è l'umano non può sparire, cioè alla fine no, non l'umano sparirà non, mai. No, l'umano non può sparire. Se, secondo me, appunto, diventerà, non dico come artigianato, però più o meno. Sì. Perché è un po' come dire, ok, è pieno di aziende che ti fa i mobili, che ti fa i divani, che ti fa... È un po' come, è un po' come quando si sono inventati la pizza surgelata. Esatto. Dire, ah no, i ristoranti e le pizzerie moriranno. No, infatti. No, non è. È come così. Quando c'è l'IKEA che ti vende tutti i mobili, non è che comunque quelli che mobilifici. Poi esatto, hanno avuto delle difficoltà, ma il mercato si è esatto. modificato per fare in modo che... Se tu vuoi una cosa da IKEA, basso prezzo, avercela esatto. subito, amen, ce l'hai. Ma se invece vuoi un mobile di un certo tipo, fatto bene, puoi avere con le misure possibilità. Che vuoi, magari con il legno ti che vuoi. Ti costa di più? Sì. Lo so, però se vuoi avere quella roba lì è così. Ma infatti, cioè, sarà così probabilmente, a meno che non... Vabbè, ma Will Rotella Oara viene dall'antiregno di Bricconia, chiedono? Devi dirmelo tu. Perché no? Why not? Comunque se l'hai preso Primaz, Minotel, Poggers, speriamo però che non lo mettano con un sottoabbonamento. Non vedo perché dovrebbero, Vox Machina non è con un sottoabbonamento. Di solito le robe con sottoabbonamento sono cose che non sono esatto. di Amazon, ma sono diciamo nella, attorno. No, no, Minotel è stato lanciato come Prime Original, quindi dovrebbe uscire Prime su Amazon Origin. Prime. Cioè intendo cosa ne pensate di cose amatoriali come mod dei videogiochi doppiate con la IA per aggiungere frasi ai personaggi del gioco, il contesto di alternativa erano dialoghi muti. Ah, non... tipo quei TikToker che ho visto anch'io su Skyrim, sì, sì, sì. cui prendono degli NPC, gli infilano dentro un'intelligenza artificiale e tu puoi parlare con un NPC come se fosse una persona vera. Non è a scopo di lucro, non vedo quale no, ma infatti, il problema. Ma a parte che anche... di cosa state te parlando. Te provo immaginando quindi... che stai giocando a Baldur's Gate, sì? che l'avevi giocato recentemente, sì? e invece di avere delle linee di dialogo, tu puoi chiedere al locandiere una cosa e il locandiere ti risponde contestualizzata a quello che stai chiedendo. Cioè, come faccio a chiedere io? Col microfono. Ah, sì? Mm-hmm. Cioè io posso col microfono... In Skyrim hanno cosa... fatto questi mod okay. in cui tu praticamente ti trovi davanti a un NPC e gli dici oggi com'è andata la tua giornata? E il mod, cioè l'NPC, ti dice con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, collegandolo al mondo di gioco, contestualizza e dice ah, oggi un drago mi ha bruciato il raccolto. Però è una mod, sì. Sì, quindi non è originale. A pagamento. No, non è a pagamento, ah, okay. ma io ritengo che l'utilizzo di questo genere di intelligenza artificiale per gli NPC non principali sia una manna dal cielo, secondo me. Non tanto sì. per un discorso vocale cioè, che può... Nel senso, sì, finché non è appunto a scopo di lucro, se non... No, ma se... Cioè, se tu metti un videogioco enorme che dici, ok, la metà del cast è doppiata da attori, l'altra metà è doppiata da intelligenza artificiale, lì mi viene da dire... Però capisci che se la metà doppiata dall'intelligenza artificiale sono tutte cose secondarie o terziarie... Ho capito, però cioè, anche quelle fanno, secondo me... Mm. Sì, però dipende, nel senso... Non lo se so, io però mi trovo... ti faccio un esempio. Io di cose secondarie e terziarie ci campo, ad esempio. Sì. Quindi ma è questo qui il punto. Però è anche vero che dal punto di vista del giocatore lo riterrei molto più immersivo se entrassi nel mercato e chiedessi... Qualcuno ha visto dov'è il drago? E uno mi arrivasse e... Sparo a caso, ovviamente. Sì, 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 sì. E mi dicesse solo in base alla mia domanda fatta col microfono indubbiamente è una figata ma è pericoloso secondo me come bisogna... cioè è indubbiamente prima una figata poi... finché rimane così l'unica bello. Cosa che si può fare secondo me è un accordo tra un accordo di cessione dei diritti del singolo doppiatore che dice ok per questo tuo prodotto mettiamo Skyrim 7 io ti dono la mia voce solo per Skyrim 7 per venire sì. lavorata dall'intelligenza sì. artificiale. Se vedo che la mia voce è uscita da quel credo gioco ci sia già in America, no ci stiamo lavorando no. lavorando dell'America
No, però l'America comunque influenza anche noi. Quindi i doppiatori, i voice actors americani stanno lavorando proprio su questo, sul fatto che la cessione dei diritti della voce sia per titolo e con un certo controllo da parte del proprietario. Ha assolutamente senso. Sì, perché di solito cos'è che fai? Tu cedi la tua voce per tutto ciò che riguarda quel titolo, esatto. E quella... Cioè, quel titolo e quell'azienda praticamente ti dice posso utilizzarlo per fare però, altre cose. Il proprietore viene comunque pagato per la cessione dei diritti. Sì, però prendendo ad esempio Google, noi abbiamo dei colleghi che hanno fatto da assistente vocale per Google. Sì. E in epoche non sospette, quindi si parla di prima del Covid. E poi Google ha venduto i pacchetti vocali a terzi. Tu adesso puoi trovare la voce di Diego Balduin, la voce di Claudio Serafino di Tekken o di Percy di Vox Machina. O di Ezio Auditore di Assassin's Creed Revelation, che ti fa le pubblicità dei giochini gacha di merda cinesi. Perché? Perché Google aveva il suo pacchetto vocale, l'ha venduto a terzi che l'hanno comprato e lo usano per fare pubblicità in italiano senza che lui ci ricavi un euro. È quello che si dice, ok, si potrebbe pensare di lavorare in tal senso, però con un grande guinzaglio da parte del proprietario della voce nei confronti dell'utilizzo della sua voce in base al cliente che ha. Quindi tipo io magari sì, io do la mia voce a Bethesda, ma solo per quel titolo e solo per un tot di tempo. Per un tot di tempo cosa intendi? Per un tot di tempo nel senso tutti quanti i contenuti aggiuntivi che tu vuoi fare su quel titolo entro un tot di tempo. Di uscita DLC, espansioni e robe del genere. Però non è che non puoi dire se io ve la do per 5 anni, il sesto anno la dovete togliere. No. Però, tipo, io vi do la mia voce per 4 anni, vuol dire che voi avete 4 anni dal momento della firma del contratto per farci DLC e cose del genere, le espansioni, con la mia voce che hanno quel titolo. Se già è per Skyrim 7, poi tu fai Skyrim 8, no, serve un nuovo contratto. Senso. Anche perché, in fin dei conti, ti pagherebbero per un lavoro che non fai, in realtà, perché è un diritto. Esatto. Sì, sarebbe anche tipo... Cioè, vederla tipo... È venuto Roberto? Campionano le voci e poi ti dicono ok, posso usare la tua voce per fare questo NPC, eccetera, eccetera. Tu nell'effettivo non lo fai, però ti pagano il fatto che loro hanno utilizzato quel campione audio per fare quella traccia audio lì. Però è orribile. Aperto, Cioè, proprio bruttina come lo so. Cosa. Cioè, ma infatti io lo farei soltanto per i PNG o per le frasi generate, mentre invece le frasi di dialogo, Baldur's Gate 3 è fatto da Dio... Proprio per questo, perché è interpretato bene uditivamente e visivamente, perché hanno fatto un sacco capture in Baldur's Gate 3. Io non vorrei un passo indietro da quel punto di vista. Che tra l'altro mi viene da dire, adesso, ok, sarebbe fighissima questa cosa che hanno detto di Skyrim, però porca troia, nel senso, io non c'ho voglia di seguire, cioè di parlare con tutti gli NPC, figurati anche inventarsi dialoghi con questi NPC. Cioè, io vorrei andare, cioè nel senso, quanto mi può dire un NPC in una mod di un gioco, in più rispetto al gioco, dico? Sì, più che altro... Cioè, niente, credo. Ma poi più che altro sarebbe sempre comunque un qualcosa che non è stato fatto da uno sceneggiatore. Cioè, figo per l'immersività. Ma magari appunto quel PNG che non ha la minima idea di quale sia il main plot o la quest o roba del genere, non ha il controllo di uno sceneggiatore. Certo. È nella vita vera. Se io vado dal barista e gli dico, senti, ma hai visto qualcosa di strano ultimamente? Lui mi guarda e mi fa, ma che cazzo vuoi? Che cazzo ne so io? Non è che ti dice, ah sì, guarda, so che dietro l'ospedale stanno facendo qualcosa di strano. Non funziona così nella vita vera. Nella vita vera no, ovviamente. E quindi appunto... Sì, quindi cioè nel senso queste cose a me non aggiungerebbero niente. Mi sa che tenere le gambe davanti blocca un po'. C'ho le gambe in amianto? Non so, perché vedo che molte volte chiedono. Scusi, ma io che cazzo ne so, esatto. Cioè, poi in una cosa autogenerata che tu puoi fare tutte le domande di dialogo, allora potresti veramente anche arrivare alle soluzioni se l'IA è stupida ragazzi. Aspetta, non ho aperto la porta. Io ho chiesto c'è un racconto di Spider-Man molto bello di Peter Parker che ha tipo 50-60 anni e ancora fa l'uomo ragno e dopo una semplice colluttazione che non mi ricordo che tizi, ciao Rob, finisce in ospedale. E in ospedale però ci finisce con la maschera di Spider-Man e i medici non gliela tolgono per preservare la sua identità segreta. Arriva Mary Jane, ovviamente finita tutta la sua carriera, ormai la gente non la riconosce, con gli occhiali che va
a trovare Peter in ospedale e c'è una fila infinita fuori dalla sua stanza di gente che vuole ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per loro durante gli anni, roba del genere. E lei va lì e gli dice: ma sei stupido, sei un incosciente, roba del genere. Una bella storia, una piccola storia molto breve, di cui però non sapevo da dove arrivava. Allora ho chiesto all'intelligenza artificiale, ho detto: oh, ChatGPT, senti, io sto cercando una storia dell'uomo ragno non più vecchia di 10 anni, dove c'è appunto Peter Parker che viene ricoverato in ospedale, tutta New York va da lui a trovarlo, roba del genere. Ha cominciato a tirarmi giù un sacco di storie a caso, sì, ma alcune anche tipo questa, in questa storia del 2006, a un certo punto mi sono incazzato e gli ho detto: senti, ChatGPT, in che anno siamo? 2023. Quanto fa, sì, 2023? Ti viene voglia di trattarlo farlo un deficiente. Trattarlo come un... Ma infatti... Ma io ho detto, quanto fa 2023, ecco, meno 10? 2013? E secondo te una storia del 2006 può essere quello che... no, scusami, hai ragione. Porca troia. Ma infatti il problema è proprio quello. Ha è chiesto che scusa, però, le persone non lo fanno. L'intelligenza artificiale non può essere più intelligente della media di cui prende spunto. Quindi se l'umanità è stupida... Esatto. Sarà una stupificenza artificiale, per forza. Perché se... per dire, sparo una cifra ipotetica, se il 30% degli americani pensa che la Terra sia piatta, anche l'intelligenza artificiale, anche l'intelligenza artificiale che cercherà informazioni riterrà il 30% possibile, a livello ovviamente americano, che la Terra sia piatta. Ma è vero, è terribile sta cosa. Come funziona? Domani Macro Mario, guarda, semplicemente noi tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno alla Milano Games Week allo stand di Arcadia facciamo il meet and greet, ovvero l'occasione per venire, autografi, foto, due chiacchiere, robe del genere. Ti devi semplicemente mettere in fila prima delle 10 o nell'arco tra le 10 e mezzogiorno, ma noi consigliamo prima delle 10 perché siete tantissimi e noi 2 ore abbiamo. Vieni allo stand Arcadia, chiedi qual è la fila per Intel, ti metti nella fila a di vita, esatto, e semplicemente la fila scorre. Vi avvisiamo, ragazzi, che ovviamente noi apriamo i cancelli alle 10 per il firmacopie, per il meet and greet. Esatto. Quindi, ovviamente, se ci tenete veramente tanto, come apre la fiera, vi consigliamo di andare a fare la fila lì, perché sennò il rischio è che ogni tanto è arrivato qualcuno tipo: ma il firmacopie finisce a mezzogiorno. Sì, ma tu sei qua alle 11:30 e la fila noi l'abbiamo chiusa da mo', proprio per far sì che chi si è messo in... cioè noi possiamo garantire dalle 10 a mezzogiorno a tutte le persone entro un tot che sono garantite. Non ci piace far aspettare gente in fila per poi dirgli: no, purtroppo il firmacopie è chiuso. Noi arriviamo a un punto, abbiamo gli addetti che dicono: ok, fino a qui è garantito, voi ragazzi provate a tornare domani o beccateli in questi altri appuntamenti durante il corso della giornata, in modo che chi è in fila e rimane in fila è garantito che può avere questi... Poi, se non sbaglio, in Arcadia adesso danno anche bigliettini, no? Tipo dal salumiere. Ho fatto 2 etti e mezzo di Leo, lascio? Sì. Tanto Leo è piccolino, 2 etti va bene. Al momento le IA sono come la bibliotecaria del comune, a volte ti trova il libro perfetto che cercavi. Sì, ma almeno la bibliotecaria del comune sa fare 2023-10. Ma comunque è sempre il solito discorso. Adesso siamo nel periodo di massima, tra virgolette, espansione, no? Tra 10 anni che cazzo vuoi che succederà? Sì, Sam, sia venerdì mattina che sabato mattina che domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno stand Arcadia, meet and greet con Intel. La vasta gamma di comando comprende... scorre troppo la chat. Ironicamente le IA testuali non sanno fare le cose tipiche dei computer, logica, matematica, ho notato. Sì, ironicamente sì, perché in fin dei conti sono, come ha scritto qualcuno sopra, un Google complesso. Vuoi un microfono? Se c'è. O urli forte e basta. Ti prendo un microfono. Ciao Rob. Ciao Rob. Ci hai messo tanto a venire qui? Sì, ma perché c'è un treno dall'altra parte. Ah. Dei 50 anni di viaggio non credo di essere riuscito a sentire una canzone per intero. Però comunque ci hai messo la mia di destra Giulia o la mia sinistra? Ci ho messo 2 ore io per venire qua in macchina. Dove vuoi? Cos'è di spalle? Sto là? Sì, lì sei di spalle. Mi metto da qua. Se mi dici dove vuoi stare, mi sposto. Mi metto dai da questo. Ti metti qua davanti. Mi metto di qua, mi metto di qua. A fare così c'è spazio. Ok. Sono grasso, ma non così grasso. Ma l'ha detto lei, non l'ho detto io. No, ma io lo dico, io so di essere grasso.
Ma poi quella storia dell'uomo ragno dove si trova? Ecco, già, perché sei Rob. Il cuscino, sì, non sembra. Quella storia dell'uomo ragno dove si trova? L'ho chiesto a Jacopo. L'ho chiesto a Jacopo Calatroni, la voce di Peter Parker. Ma adesso puoi chiederlo anche a Bat Roberto. Abbiamo già raccontato la lore di Bat Roberto. Era tipo abbastanza incredibile come lore, sì, me l'ero persa a metà. Vedi? Mamma mia. Questa è esattamente. Però Bill mica attento, che cosa vuol dire? Acceso. Che è successo? Non lo so. Forse lo gratti sul. Mettilo più in basso. Prendilo. Apri un po' qua, va. Non fare leggi. Ma che leggi? Su. Ecco. Si sente la barba addirittura. Sì, perché. Forse Amazing Fantasy 1000? No, Coan, magari. Magari. Chiedete sulla barba? No, è anche. Vabbè, ma se la sei sul tipo microfono. Carta vetrata. Se ancora. La fai sul microfono è normale. Che. Madonna, allora che cosa sta succedendo? Ditemi. Stiamo aspettando Navigavia, guarda, ho ucciso anche qua dietro. Visto? No, nel senso, quali temi sono stati sciorinati? Un po' di tutto. Siamo partiti da. Esatto, poi siamo andati avanti con. Io sono entrata che avevano appena finito di parlare di Esatto. Di Esatto, ok. Dove ci porta il flow della narrativa, capito? L'esatto. Ah sì, abbiamo parlato anche di quando Rob Forchetta ha fatto Gesù. Sì, me l'hanno detto! Ah, è vero, ma era i tempi di Gabrio. Però. Sì, i tempi di Gabrio. I tempi di... Cioè, un'epoca storica. Esatto, perché Gabrio è tipo Frieren, cioè da più di 1000 anni. È successa una cosa gravissima, esatto. Hanno proposto Duce Tips, invece che Dice Tips. È molto grave. Siamo dissociati fortissimo. Alzate il volume di Rob. Ma ha lo stesso volume di tutti quanti. Non lo so, raga, magari perché sta puntando verso lì. No, guarda il mio qua dove punta. E allora, raga, sono stronzo. Quando c'era Gabriel, ma vedo che questa chat sta pericolosamente andando verso un tipo per l'Argentina. Guine dice che va bene il volume di Rob. Grazie Guine. Quindi ci fidiamo di Guine. Madonna. Ecco. Si sente. Poi di cos'altro abbiamo parlato? Un pochino di Navigavia, giusto il minimo indispensabile per ricordare che era il pre-show. Ah, giusto. Abbiamo fatto il riassunto del riassunto. Fa ridere che in tutti gli altri pre-show si parla di, cioè in tutte le altre live si parla di Navigavia, al pre-show di Navigavia non si parla di Navigavia. Perché il pre-show di Navigavia è caratteristico del fatto che poi sia oggi è stato un casino. Oggi è chilloso così. Ma io lo voglio fare itinerante, tipo ogni giovedì a casa di qualcuno. E non è così facile, Roberto. Vai, non a casa tua, magari. No, qui no. Qui no? Qui no. Cioè, qui no cosa? Ci ho messo 2 ore ad arrivare. Ma sì, qua. Ma anch'io abito esattamente dal. Io sono proprio così, cioè proprio. Lo so, Roberto, io vengo tutti i giorni ecco, tu sei così, io sono così, tipo. Vabbè, quindi. Sì, in un orario, capito? Solo che io non riesco a capire se, vabbè, che fuori la luminosità sta diminuendo, non riesco a capire se è buio, perché là lo vedo bene. È buia l'immagine, secondo voi? Ma io credo. No, è carina. È un po' chill, Beh, questo non è un po' studio, chill. Io ci ho messo 20 minuti ad arrivare. I privilegi dei monopattini. Ma i monopattini. Continuo il monopattino. No, io da quando. Da settembre non lo uso più. Non lo usi più per scelta o per. Per scelta. Per scelta? Sì, ma perché ora sei in macchina. Ah, cioè, non è scelta. No, è scelta. Fa freddo. Se io esco di casa con sto freddo mi ammalo subito e non posso ammalarmi subito. Quindi puoi avere la voce di Miley Cyrus. Eh? Puoi parlare tipo così. Ma già parlo un po' così, se devo essere. Che parla come il guidatore dei pod racer che si schianta contro una. Contro esatto. Una colonna di roccia. Esatto. Grazie, Mental Health. Mi fa piacere saperlo. Sì, perché ricorda che sei stato dei poveri. Ma posso prendere dell'acqua? Sì, c'è la caraffa su. Ricordati che hai il microfono acceso. La scelta stilistica di mettere la TV dietro al divano. Chiede. È perché c'è un altro divano lì che vuole vedere. Allora, la scelta stilistica è che il divano di solito è di là. Ho dovuto trascinare il divano di qua per in modo di avere la libreria. Se no, di là, visto che ho un proiettore, c'è un muro vuoto e fa cagare. Perché almeno. Di base è una C, però oggi sono due L. Esatto. Ok. A che generazione di Tino il monopattino siamo? Alla terza. Lui è terzino. Minchia. Beh, dai. È perché il primo mi si era spezzata la ruota, vi ricordate? Ah, sì. C'è della lore. Esatto. Della il secondo lore. Gli è morta la batteria e la centralina. Ok. E. No, che in realtà quello lì è sempre il primo Tino il monopattino. Il primo è quello che ha subito più botte ed è sopravvissuto. Il secondo è durato pochissimo perché gli si era rotto il freno interno. Cioè, era come se il freno fosse sempre attivo. Ah, ok. Non c'erano i pezzi di ricambio e me l'ho mandato terzino. Secondino è durato pochissimo. Sì, aspetta, è un po' così come nelle serie TV. È una roba la JoJo, in pratica. Le generazioni che vanno avanti. No, beh. Comunque c'era chi aveva chiesto per le nuove canzoni di Navigavia. Questa stagione avrà 5-6 canzoni nuove.
vabbè, oltre la sigla riarrangiata, che è la prima che avete sentito, c'è chi è piaciuta e chi no, mm-hmm, ma ha la sua motivazione, non è un problema. Mica ci sono altre qua. Canzoni . E verranno tutte caricate sul canale ovviamente di Velasquez e i Bardi, le sentirete prima in episodio e poi verranno caricate da Velasquez e i Bardi. Dovrebbero essere 5 le canzoni di questa stagione, ma mm-hmm, e qui io lo dico, abbiamo in serbo per voi, non in serbo croato, ma sono in serbo, okay, una chicca a livello musicale che non avete mai visto sui canali di Intel. Ah, sì, sì, sì. Stiamo preparando una cosina. È in arrivo. Ah, è vero. È in arrivo. Stiamo, sì, è in arrivo. Dovrebbero essere già su Spotify, esatto, su Mino, però non su quello di Intel, visto che non c'è lo Spotify di Intel, c'è quello di Velasquez. Diciamo che lo Spotify di Intel arriverà... Giulia il microfono, perché probabilmente ha aperto l'acqua. Sta bevendo, giusto. Esatto. Spotify di Intel arriverà nel caso... L'acqua che è sopra là sopra, giusto? La caraffa che è sul tavolo? Ok, sì. Sì, non sì, era sul tavolo, era... Vabbè, la caraffa. Comunque è incredibile, raga. Allora, a me fa troppo ridere, perché immaginate... Sì, perché questa bassa, è la mia altezza media, no? Immaginate che io sia in piedi. I bicchieri erano in sto scaffale là. La casa dei giganti. Ti senti un po' pollicina, so, Dei sì, giganti, fatta da giganti per giganti. Il coso per lavare i piatti che mi arriva qui. Cioè, raga, dovrei lavare i piatti in questa maniera? Assurdo. Giulia, fai attenzione. Ma perché è fatto per me, è chiara. Fai attenzione, Giulia, c'è il tuo telefono che stai vivendo il sogno di ogni uomo. Che cosa? Niente. C'è il tuo telefono. Ma chi è che rompe i coglioni? Io non rispondo. Non so chi sia. Hai mai pensato di biclassare Galgit Ranger Gloomstalker? No. No. Nope. Sì. Bassotto simulator. Farò una cosa sì, molto schifida. Personalmente no, cioè Galgit al massimo lo si biclassa guerriero o paladino se proprio si vuole, ma... Comunque anche qua il citofono come ci sta fatto problemi, eh. Mm. Ah, beh, beh, allora è... anche mia madre sa dal ghiero è rotto. Ma... Oh, che buono. Comunque venendo qui ma sarà Simone, ma probabilmente sì. Adesso non sento nessuno, ovviamente. Comunque sotto mi sono beccato un venditore ambulante che mi ha seguito per vendermi un libro. Oh no, io con la mia fantastica flemma del tipo che sono stato 50 minuti a telefono, non avete idea quante persone mi hanno chiamato, mi fa, mentre vedeva che stavo andando nella direzione di casa tua, ah, bella la vita dei palazzi grandi. Ma io ti do un pugno in faccia, ma che cosa vuole? Cioè, che cazzo vuoi da me? Ma cosa vuoi? Ma si faccia i fatti ma suoi. Ma fatevi i cazzi vostri, ragazzi. Ma mi lasci stare. Vabbè, ok, cioè nel senso, va bene. Non so. Mica Galgit con attacco furtivo e smite. In Baldur's Gate 3 l'ho fatto così. Vediamo, riproviamo. In BG3 l'ho fatto così, con 9 livelli sì? da ladro, 3 livelli da pala. Il Rogadin. Ho sentito un Uca aperto. Simone. Stavolta ho aperto. Mi sembrava vagamente Simone. Era... Chi potrebbe essere un'altra voce maschile? No, magari uno che sta cercando di entrare, tipo un testimone di Geova. Ah, beh, sì, è capace. Ti chiamo anche per nome, carino, simpatico. Più che altro, 3 livelli da paladino perché tu usi lo smite solo quando critti con il furtivo. Fai l'attacco furtivo. Critta, allora ci aggiungi i 2 di 8 di smite che diventano 4 di 8 di smite. Mi piace Salted Caramel per il microfono, cioè per il citofono, che è lo stesso di quello suo. Mi piace. È colpa di Simone. È l'unico motivo per cui l'ho biclassato Rogue, cioè Rogadin, perché così con il paladino gli puoi mettere determinate cose, bla bla bla. Ma io invece sto facendo... Simone. Io sto facendo invece Elu, elfo puro, ranger puro, proprio... Della razza elfica pura! 1-1. E poi cosa vai in giro a dire che quando c'erano gli elfi era meglio? È fortissimo. Sì. Mi piace un Bardaldo, io ciao, così. Simo. Ecco. No, Simo, non lo possiamo avere in studio perché costa, va bene? Ecco. Punto 1, fatto, risolto prima questa. Ciao. Vero. C'è la chat. Sì, c'è la chat. Sì. Ma è sul muro. E pensa che è anche semplice ed è di là e non c'è bisogno sì, di persone che te la spostino. Pensate che noi stiamo parlando con il muro, raga. Quanto fa ridere. Cosa? Stiamo parlando con il muro. Noi stiamo parlando con il muro. Letteralmente parliamo con il muro. Ciao, vero. Ma perché non facciamo sempre il pre-show qua? Ecco. Ma perché sarà scusa, sempre a casa mia? Ma che è? Bro, io ho fatto 1 anno e mezzo di pre-show tutti a casa mia. Cioè, al massimo settimana prossima perché dubito che i lavori siano finiti, ma poi basta. No. Ma scusa, paghiamo l'affitto. Ciao, qua. Vero. Paghiamo l'affitto. Parliamone allora. Parliamone. Guarda, questo è messo esattamente davanti a me. Ti puoi sedere qua, Simone, se no che c'è un buco. Ti ricordo, Simone, che tu non hai un microfono.
Devi, vede, non è che c'è per magia. Si vede il testone, Simone. Cazzo, c'è il è la cicatrice lì che si vede. È la fontanella. La fontanella. Vero. Vero, vero. Attento Luca, qui c'è una crepa. No, guarda. No, questa cosa non sta andando nella buona... Prendete nome e cognome di queste persone. Bannate a Kist. Questa cosa non sta andando in una buona direzione. Ecco, guarda, ecco poi Luke, sta dicendo una cosa da un po' che sta provando a cercare di tirare. Farete mai dei workshop o degli incontri di formazione con i fan, magari con degli appuntamenti specifici nel nuovo studio? Sarebbe bello se i vostri insegnamenti creassero altri prodotti. In realtà, più di una volta... più di una volta Roberto ha detto che sarebbe carino fare degli workshop. Però ovviamente non in studio, ma organizzare in degli ambienti specializzati. Esatto. Cioè... Allora, quindi in realtà c'è l'idea. Sì, l'idea c'è, il problema è il classico dualismo, ragazzi. Cioè, il dualismo del pensiero, perché le persone dicono sì, ma D&D non può essere insegnato come una scuola perché c'è la libera interpretazione, eccetera, eccetera. E dall'altra, invece, chi vorrebbe imparare per non trovarsi magari ad avere dei problemi magari al tavolo, dei dubbi che non riesce a risolvere, magari... Chi vuole fare il master vorrebbe imparare gli errori da non fare, cose del genere, che comunque sono anche legittime come robe, come idee. Poi c'è l'altra frangia invece più integralista, che è del tipo, ah no, queste cose non le potete strumentalizzare, insegnare, quando in realtà esistono ormai... già servizi di persone, master a pagamento. È una cosa gruppi. Molto italiana questa qua, è incredibilmente molto italiano il fatto che spesso certe cose che sono per qualcuno un hobby, ok... Per queste persone automaticamente si è impossibile e addirittura sbagliato farne un lavoro. Quindi il concetto di base, ad esempio, il master a pagamento è una cosa che in America va tantissimo e non c'è nessun problema. Concettualmente il master che viene pagato è un attore che interpreta una parte in maniera diversa da quella che è su un teatro, perché è interattivo, ma sta facendo un lavoro. Quindi perché se accettate di pagare... Il clown delle feste... No, no. Sì, ecco, non lo potrei col paragone. È un adulto, è un animatore, animatore. Allora, esatto. Ma in linea di massima, che cos'è? Cioè, se uno fa un workshop che include delle persone che hanno comunque dell'esperienza da mettere al tavolo con degli studenti, ovviamente il tempo di quella persona ha un costo. Quindi devi far pagare il tempo di quella persona. Fine. Cioè, questo è, non è, altrimenti tutti quanti camperemo d'aria, mangeremo le cose gratis rubate in negozio. Però in realtà il tempo costa, e quindi giustamente se uno organizza un workshop che prende, cosa ne so, 2-3 ore, quelle 3 ore hanno un costo, che sia di vita, di tempo, di impegni, di organizzazione. Si paga quello, quindi qualsiasi cosa possa essere diciamo spostata verso l'idea di organizzare un workshop, organizzare un incontro, una sorta di sessione di studi, a prescindere avrà un costo, a meno che uno lo fa pro bono, come certe cose, però, fare, certo, però per chi lo fa pro bono probabilmente perché non ha problemi di dover gestire il tempo e gli impegni, tutto qua. Quindi comunque sì, workshop mi piacerebbe fare, sarebbe carino farlo, però sicuramente nelle strutture specializzate, perché ragazzi lo studio nostro è uno studio che è mirato alla produzione dei contenuti, diciamo, proprietari. Sarebbe come andare a chiedere magari... Senti Roberto come parla Forbito. Però è vero, cioè, nel senso, è come se io domani dicessi, ok Giulia, organizza dei workshop a casa tua da streamer. Sì, sì, aspetta. Cioè, nel senso, capite, è un po'... Ok, domani lo faccio, mi raccomando. È un po' difficile riuscire, a meno che non siano delle strutture giganti, organizzate, con degli spazi fatti ad hoc, delle aree... No, io sono d'accordo con Ludimar, voi non avete idea. Adesso Simone io ce l'ho davanti, ok? Che cosa? Non sto parlando con te, sto parlando col muro. Hai detto adesso che Simone ce l'ho davanti. Aspetta, adesso Simone io ce l'ho davanti, ho detto. Ma è smocciolato? No, mi ci sono asciugate le mani. Vendilo, vendilo su eBay, subito. Tieni. Ma no. Voi non avete idea, quando a un certo punto comincia a sentire il tavolo... Che si muove. Ah, perché muove le gambe. Perché muove la gamba tipo... Crema. Fu. Che strano effetto sonoro. Il fu. Che poi in realtà non lo sai. Il sa funché. Quando stiamo lavorando e senti che muore perché mi sto masturbando. Certo, Simone. Va bene. Ricordiamo che tu sei della lore del sa funché, che hai raccontato il sa funché. Il sa funché, grande roba. Non so se ti sentono da quelle non che Non so, però vabbè. Però ringraziamo le sub, ringraziamo le sub. Perché ovviamente abbiamo solo... abbiamo 4 microfoni qua, quindi... Però 3 minuti. 3 minuti. Anzi, 3 minuti me li devi dare. Telecamera sfocata anche in questo episodio? O l'abbiamo superato? Sì, purtroppo la prima sessione è...
avendola fatta durare 4 ore, cioè, sarà ancora sicuro per questo? Forse il quarto e basta. Allora, però Pratt quanto è bello. Nell'episodio 6, nell'episodio 5 non ci sono telecamere sfocate. Perché no, perché quella è la giocata di Dario, l'avevo già annunciato. Mi sembra di sì, purtroppo capita, purtroppo. Sono cose che succedono. Bene, signori, sono le 16:58. Esatto. Quindi, sì, qua dietro c'è scritto tra 60 secondi comincia la premiera. La morale è ancora quella, far merenda con Girella, ragazzi. No, aspetta, in realtà la morale è cambiata perché non c'è più il post show. No, esatto, la morale è un'altra. Devono tenerla accesa. La morale è che ci vediamo da domani in fiera, ragazzi. È quella ci vediamo la morale. Domani in fiera al Games Week, per chi ci sarà, ovviamente. Per chi non ci sarà non ci vedremo, perché sono cose che capitano. Non ci sarà live domani mattina, che c'era qualcosa, non so se c'è. No, io domani continuo no, a sbagliare no. Quando c'era Gabriel, quando c'eri tu. No, non c'è la live domattina, bisogna vedere se ci sarà quella del pomeriggio, non lo so, no, non cazzo perché siamo in fiera, quindi ragazzi, nessuna live e nulla, quindi ragazzi, mi raccomando, nel video ovviamente lasciate un like, un commento, qualsiasi cosa per aiutare a farci arrivare in tendenza su YouTube, mi raccomando. Poi per ogni cosa, aggiornamenti soprattutto in fiera, seguite i nostri social perché tenteremo di aggiornarvi con le storie in tempo reale, ma ragazzi, la rete nelle fiere piglia poco, quindi abbiate pazienza. Sì. Nel caso c'è uscito il post dove parla degli appuntamenti e ci sono anche le storie dove ricordiamo gli appuntamenti, ragazzi. Tutte bella così. Mattine, siamo lì dalle 10 alle 12 ogni mattina, da venerdì a domenica. Poi ci sono le giocate, gli altri incontri, esatto. Guardate l'ultimo post che abbiamo pubblicato per sapere dove siamo, quando siamo e perché siamo. Ma e chi siamo? Non lo so chi siamo. E da lunedì ricomincia la giostra. Va bene. Esatto, ragazzi, ci vediamo per Rewatch. Buon weekend, buona giocata, dai, buon spegni tutto. Tu, Gian. Sì, godetevi ragazzi questo nuovo episodio di Navigabia. Sì. Guine, gira tutto il link all'episodio. Grande. Grazie, fatto. Grande Guine. E buona continuazione a tutti. E pipiri piripiri, pipiri piripiri. Ciao. Simone a tre mani, sì. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buona continuazione. Grazie. Buona visione. Ciao, bye, have a great time!